Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo dico alla radio. Lo dico alla radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo dico alla radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18.30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7.30. Lo dico alla radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GB. GB è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale a pieno servizio dell'ortodonzia. Attraverso l'acquisizione di una scansione intraorale è possibile pianificare digitalmente l'ortodonzia classica vestibolare, ma anche la linguale e quella con gli allineatori, per una previsione e predicibilità di trattamento assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL, experience where we are, communication, flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo, fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale, e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.
18:46, buon pomeriggio, bentrovati, rieccoci di nuovo in diretta con Lo Dico alla Radio, puntata di inizio settimana, quindi la puntata del lunedì, che tra l'altro chiude il mese di maggio, oggi 31 maggio, e buon pomeriggio a tutti. Ah, che bel primissimo piano, Enzo Cusumano, stasera, che mi hai fatto con la telecamera praticamente piantata tra naso e occhi. Ah, però... Vabbè, non è che mi piaccio tanto, però insomma, quello è magari una ripresa un po' più, diciamo, panoramica, non mi sarebbe dispiaciuta, ma tu sei un gran disgraziato, mi devi per forza far vedere tutti i difetti che ho. Allora, buon pomeriggio, dicevo, bentrovati, tanti già come sempre collegati, devo salutare velocemente quelli che ci stanno già dando i loro saluti sullo streaming. Come sapete, noi siamo in diretta su Radio Gela Express, ma a proposito di video, immagini e riprese, siamo anche visibili sullo streaming live di Radio Gela Express e del Gazzettino di Gela, oltre che sui tanti profili Facebook di chi ha il piacere, la cortesia, insomma, di condividere la nostra trasmissione. E allora, i grazie sentiti a chi già ci saluta in sigla: Massimo Vella, Giusy Spene, Iago di Montefeltro, Alessio Candiano, Enzo Nicosia e ancora Fabrizio Buscemi, Maria Grazia Incardona, che vuole sapere se è qui che si regalano assessorati. No, mi spiace, Maria Grazia, hai sbagliato indirizzo, quello è Piazza San Francesco 1, 93012 Gela. Non metto tra parentesi la provincia, perché io da sempre considero la nostra città senza provincia, però questo è un dettaglio. Ancora saluti a Paolo Scicolone, Diego Livoti, Angelo Carfì, Daniele Manichino, Salvatore Cafà, Vincenzo Battaglia, Gaetano Bacarella, quanti siete davvero moltissimi stasera già pronti via. Saluti anche che ricambio a Orazio Mili, a Fabio Zuppardo, a Salvo Marino, a Vincenzo Pisano, tutta gente che ci vuole effettivamente molto, ma molto bene, e gliene siamo grati. Il premio chi è arrivato prima oggi sinceramente mi è sfuggito, ma penso che ci sia probabilmente una novità, nel senso che forse oggi non è arrivato il mitico Orazio Caiola, che è sempre primo a mettere il mi piace alla nostra trasmissione. Vedo un Salvatore Malfitano, che non mi pare di aver visto nelle altre puntate, che è arrivato prima di tutti oggi, quindi ringrazio Salvatore Malfitano, gli faccio i complimenti per aver vinto il premio simpatia, cioè il primo che mette mi piace alla nostra trasmissione. Sono già tanti, per cui cominciamo subito. Ma è mai possibile che, sapete che c'è questa rubrichetta che ci siamo praticamente inventati, io ora non so, il mio Enzo Cusumano, che ama tra le altre cose, siccome sa che io sono uno che si affascina alle cose complicate e difficili, mi complica chiaramente tecnicamente sempre la vita. Io non so, con questa nuova telecamera che mi ha messo stasera, che cacchio, diciamo, di ripresa mi ha fatto, tra l'altro devo dire è temporanea, va bene. Allora, siccome è temporanea, io devo far vedere una cosa che parte dalla rubrichetta del ma è mai possibile che, io non lo so come posso farla vedere, Enzo, per cui questa è, cioè che cosa? Ma è mai possibile che non posso assolutamente buttare questa carpetta che molti anni fa mi hanno regalato gli amici del Comitato per il Porto di Gela, e mi hanno detto: Franco, questa carpetta ogni volta che vai in trasmissione ad Agorà la devi sempre portare e ci devi promettere che non la devi buttare finché non inaugurano i lavori del porto rifugio a Gela. Non la posso buttare, anche se io quest'anno non ho potuto fare Agorà per motivi che prima o poi comunque vi prometto vi racconterò, però c'è di fatto che io la carpetta me la sono dovuta purtroppo tenere, perché i lavori al porto rifugio non sono ancora iniziati, nonostante l'assessore regionale ai lavori pubblici Marco Falcone, del quale qualcuno, politico gelese di spicco peraltro, è persino orgoglioso, nonostante questo assessore regionale abbia non so quante volte, svariate volte, alcune di queste persino da noi in trasmissione ad Agorà, ha appunto promesso l'avvio e l'inizio dei lavori del porto rifugio, questi lavori non sono mai iniziati. E io la carpetta non la posso buttare. Allora, nelle giornate passate, nei giorni scorsi, qualche amico del Comitato per il Porto di Gela ci ha detto: Franco, guarda che devi portarla pure a Lo Dico alla Radio, la carpetta che ti abbiamo regalato, perché la promessa è: finché non iniziano i lavori del porto rifugio, tu la carpetta non solo non la devi buttare, e comincia a essere un po' anche, diciamo, vecchiotta e sgualcita, ma la promessa va mantenuta, e ogni promessa è un debito, a maggior ragione per me che sono persona di parola. Non la butto, ragazzi, la tengo qua, ma vorrei tanto buttarla, motivo principale perché vuol dire che iniziano finalmente i lavori del porto rifugio, e poi perché veramente diventa davvero datata questa,
Carpetta. Ma è mai possibile che non la posso buttare? Buonasera e bentrovati ai miei primi due ospiti di questa puntata di inizio settimana di Lo Dico alla Radio, che almeno in questa prima parte verterà sulle diatribe politiche che stanno tenendo banco in città. PD contro amministrazione comunale, e questo devo dire negli ultimi giorni il tema caldo che tiene banco nella politica cittadina. Buonasera e bentrovato al vice sindaco del comune di Gela, Terenziano Di Stefano. Ciao Terenziano, bentrovato e grazie per essere con noi. Ciao Franco, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Grazie, i miei ospiti sono, oltre che te, non posso ritenere ospite il mio Enzo Cusumano, gli ospiti sono tutti quelli che ci stanno seguendo e sono tantissimi. E poi, certo. E poi il segretario cittadino del Partito Democratico Guido Siragusa, che è praticamente motivo del contendere, se vogliamo. Ciao Guido, ben trovato, buonasera segretario. Ciao, buonasera a tutti, ciao. E allora, dicevo, c'è questa diatriba che si è scatenata in maniera direi anche un po' troppo, come dire, vorticosa in questa ultima fase, perché quando discussioni di natura politica trascendono nel personale persino professionale, beh, devo dire che qualcuno sta perdendo le direttrici del dibattito, della dialettica politica, perché ripeto, in politica chi l'ha fatta come Terenziano e Guido anche in passato sa che ci possono essere vedute diverse, che ci possono essere posizioni distanti, che ci possono essere persino critiche, financo polemiche, ma quando si scende sul personale, sul professionale, sul proprio passato, sulla propria privacy, beh, devo dire, ed in questo il vice sindaco mi permetterà, è fantasticamente bravo il sindaco Lucio Greco, perché non perde occasione, per esempio, di uscire fuori dal seminato del dibattito politico per andare, a secondo di che il suo interlocutore, che magari gli sta tra virgolette dando qualche fastidio con qualche polemica o con qualche critica, e lo va ad attaccare nel personale, come ha fatto personalmente persino con me in consiglio comunale, quando durante il monotematico sulla sanità se ne è uscito che il conduttore di Lo Dico della trasmissione radiofonica, che Lo Dico alla Radio appunto, e lui mi ha definito più che conduttore, contraddittore, talmente bravo, cosa che non sono, da indurre il manager dell'ASP a confondersi nelle risposte che mi doveva dare. Cioè io sono talmente bravo che confondo un manager dell'ASP su come mi deve rispondere, tanto che, ha detto il sindaco in consiglio comunale, testuali parole davanti allo stesso manager dell'ASP, il manager dell'ASP, ingegnere Caltagirone, non risponde in radio con la stessa onestà intellettuale con la quale risponde qua stasera da noi in consiglio, ma evidentemente lo ha subito cercato, diciamo così, di giustificare. La colpa non è sua, ma è la colpa di questo contraddittore che gli fa delle domande che magari lo fanno confondere. Questo ha detto, che io lo faccio confondere. Io farei confondere i miei interlocutori, forse per questo non vuole venire ospite da me, perché lo faccio confondere. E poi ha detto questo contraddittore sul quale ci sarebbero diverse cose da dire, ma non è questo il problema. Gli ho poi spiegato che non ha molte cose da dire su di me, se non che appena un anno fa mi avevo offerto su un piatto d'argento l'incarico di addetto stampa personale del sindaco, davanti a 5 testimoni, buttandomi il contratto sul tavolo e dicendomi: mettici tu la cifra, ma io voglio che tu sia sempre al mio fianco, come un'ombra, ovunque io vado. E queste sarebbero le cose che lui avrebbe potuto e dovuto dire del contraddittore conduttore. Ma detto questo, Terenziano, ma tu quando vieni ospite da me in trasmissione ti confondi quando io ti faccio le domande? Cioè nel rispondermi vai in confusione? Allora Franco, ovviamente non è assolutamente consono iniziare una trasmissione sempre e comunque parlando del sindaco, perché quando ci sarà poi il momento che arriverà in trasmissione avrà, diciamo, poi lui modo magari, diciamo, di... mai dire. Avevi promesso l'ultima volta che eri venuto, mi hai detto non ti preoccupare, adesso vedrai che faremo in modo che verrà ospite da te. Io non so come devo fare. Tanti sono gli impegni. Dopodiché, al di là di questo, ovviamente le cose che sono state dette all'epoca, quando trattammo l'argomento dell'ASP, la situazione sicuramente era diversa rispetto a quello che il manager magari voleva dire. Poi sul fatto di chi erano le colpe, non le colpe, rispondimi, ma tu quando vieni da me ti confondi a rispondermi alle domande che ti faccio? Cioè io sono uno che ti fa confondere? Assolutamente, ma non credo che sia
diciamo, un potere, chiamiamolo così, del conduttore, far confondere. Ma lo dico perché non mi ritengo così bravo, persone. Mica peraltro, e non no, ritengo i miei ospiti e i miei interlocutori così scarsi, anzi. Vabbè, detto questo, Terenziano, siccome l'ultima volta che sei venuto con il tuo interlocutore di quella puntata, che era proprio l'ingegnere Caltagirone, si era partiti da una distanza siderale tra amministrazione comunale e ASP, e alla fine di quella puntata invece vi siete stretti in maniera virtuale ma anche in maniera seria e signorile la mano, dicendo che dovevate assolutamente riprendere un dialogo tra le due, tra i due enti, che era necessario se non addirittura fondamentale, e così è stato, devo dire, visto quello che è successo nei giorni, nelle settimane successive. Proviamo a capire se anche con il PD stasera, attraverso il tuo intervento qui in diretta, si può chiudere questa diatriba abbastanza forte, che però devo dire, Terenziano, francamente hai un po' alimentato anche tu, perché ieri sulla Sicilia, oltre all'attacco frontale che il sindaco ha portato a muso duro al segretario cittadino Guido Siracusa, che poi sarà lui eventualmente a replicare, a dire quello che vuole, insomma, ma tu anche ieri sulla Sicilia non è che sei stato tenerissimo nei confronti del PD, li hai definiti in pratica coloro che vogliono rifarsi una verginità politica attraverso questa sorta, diciamo, di polemica con il sindaco, hai detto che giocano disperatamente proprio, leggo testualmente, Terenziano, quello che è scritto sulla Sicilia di ieri, sì, sì, nell'edizione di ieri, giocano, il PD gioca disperatamente proprio per la campagna elettorale alle regionali, e quindi tanto vale, dice, adesso giocano al rialzo a colpire a più non posso, combattono questa battaglia politica contro l'amministrazione comunale che al momento stanno combattendo però da soli, senza che se ne stanno nemmeno accorgendo. E poi hai concluso per dire che questa loro personale battaglia è una battaglia che riguarda soltanto un fine, cioè quello di farsi, diciamo così, una sorta di campagna elettorale per le regionali, che ritengo davvero molto lunga e financo, secondo me, sfibrante, se la stanno facendo già a partire da ora, visto che si voterà non più tardi tra un anno e mezzo. Insomma, lanciare così una volata così lunga non so se gli conviene pure a loro, però tu dici loro stanno facendo questa battaglia solo per prepararsi alle regionali, e questo, dici, hai detto, che rappresenterebbe l'unico vero motivo per il quale da mesi attaccano questa amministrazione. Terenziano, confermi queste parole che sono state rilasciate ieri e stampate sul quotidiano, nelle pagine di Gela del quotidiano La Sicilia? Ripeto, lo dico perché mi aspetto da te, che sei uno che prova, diciamo, ogni tanto quando ci sono questi problemi con l'amministrazione, in particolare col sindaco, a mettere a gettare acqua sul fuoco. Ieri invece mi è sembrato che se c'era bisogno un po' di legna da ardere gliel'hai messa pure tu in questo diciamo incendio che è divampato tra il PD e il sindaco. Ma l'intervento che doverosamente mi ha visto partecipe è solo ed esclusivamente per il fatto perché il PD, e non da adesso, caro Franco, ma da diversi mesi, non solo sui giornali ma anche sui social, hanno aperto loro questa campagna di attacchi contro l'amministrazione comunale. Lo fanno e lo hanno fatto con il nostro sindaco, e lo fanno anche toccando dei temi che riguardano poi i vari assessori, tra cui anche il sottoscritto. E questo ovviamente, uno, non ce lo aspettiamo da chi ha sottoscritto con noi un programma di governo nemmeno due anni fa, con chi ha condotto una campagna elettorale che tra l'altro poi ci ha visto anche vincere quella competizione, e con una presenza importantissima in giunta in un settore delicatissimo, tra l'altro sottolineo che hanno fatto un lavoro assolutamente egregio, dando un netto taglio con quello che era il passato, e soprattutto, e Guido diciamo ne è testimone, ne abbiamo parlato diverse volte anche prima che lui diventasse segretario cittadino, la maggioranza della maggioranza, ogni qualvolta si parlava di un ritorno del PD, è stato, diciamo, sempre propensa al rientro, senza mai, e lo sottolineo, dare delle limitazioni o indicare tempi e modi per rientrare. E quindi nel momento in cui
qualcuno vuole spostare anche l'attenzione completamente verso il centrodestra, sapendo che all'interno di questa coalizione c'è una presenza fortissima sotto tutti i punti di vista di una lista civica che oggi non si rivede né nel centrodestra né nel centrosinistra, ma sta lavorando quotidianamente sui problemi della città senza fare un minimo di campagna elettorale, con cui si è discusso tante volte, e portare quindi tutto questo asse verso il centrodestra, verso Forza Italia, si capisce che qualcuno vuole aprire, tu giustamente hai detto una cosa sacrosanta, ma è possibile che qualcuno vuole, in una corsa ciclistica, vuole già aprire la volata alla finale? Penso proprio di sì, perché nel momento in cui si mettono sul tavolo questi toni e cercando di dividere, perché poi dobbiamo anche leggere negli attacchi che vengono fatti, cioè come a dire alla città: guardate che questa amministrazione, quindi tutta l'amministrazione, è centrodestra, noi siamo centrosinistra, ecco cosa stanno facendo loro, ecco cosa stiamo facendo noi. E quindi era doveroso intervenire per chiarire intanto tutti gli aspetti e per sottolineare soprattutto che non è assolutamente così come viene detto dal PD, ripeto, non solo da ora, ma è da qualche mese che purtroppo stanno portando avanti questo messaggio che personalmente non ci appartiene. Insomma, Guido, ti sta dicendo il vice sindaco che è intervenuto perché lui ha ritenuto doveroso, rispetto alla vostra posizione assunta in questo periodo, che insomma intervenisse anche lui. Non bastava la reprimenda pesantissima del sindaco, che ripeto poteva fermarsi all'aspetto politico della vicenda, e invece, come suo uso e consuetudine fare nei tuoi confronti, è sceso anche sul piano personale, professionale e abbastanza oltre rispetto a quello che la vicenda e la discussione secondo me imponeva. Beh, intanto mettiamola così in riga: l'intervento di Terenziano, nulla questo, è politica. Quando Terenziano fa un intervento, cioè, è sospetto che le fa l'indomani mattina della bellissima figura che il sindaco ha fatto per la città, è molto sospetto, però voglio dire, ci sta un intervento assolutamente politico, legittimo, sta nelle regole, può essere condivisibile, non può essere condivisibile. Certo, non mi sarei aspettato che di fronte a delle argomentazioni esclusivamente politiche, in risposta, vorrei ricordare tra l'altro, ad un articolo fatto dal sindaco ed una risposta fatta dal sindaco al consigliere comunale del PD Alessandra Ascia e a quello del Movimento 5 Stelle Virginia Farrugia, quando hanno osato, uso la parola osato perché adesso spiego perché uso questa parola, contraddirlo durante una riunione del gruppo di lavoro per il porto, e il sindaco, voglio dire, in quella sede ha parlato di macerie che arrivano dal passato e che lui sta ricostruendo tutte le macerie che arrivano dal passato. Ci sembrava doveroso ricordargli alcune cose che ogni tanto il sindaco dimentica, e come consuetudine ormai il sindaco, ma non mi stranizza questo fatto, perché ho l'impressione, e ne ho più che altro adesso anche la certezza, che sia un linguaggio puramente di destra. Cioè, vedi, Terenziano si stupisce quando noi diciamo che l'asse di questa maggioranza è spostato tutto a destra. Quando diciamo che l'asse è spostato a destra, non diciamo che tutti i consiglieri comunali che fanno parte, mi sentite? Sì, assolutamente. Sì. Tutti i consiglieri comunali che fanno parte di questa maggioranza sono spostati a destra. Diciamo che l'asse, che il baricentro, che l'ottica di questa maggioranza è spostata a destra, ma lo sapete dove la comprova? Dal metodo che il sindaco ha usato per rispondermi. Una volta si usavano i manganelli, è classico
esempio di come si risponde al dissenso con i manganelli. Manganelli in questo caso ho cominciato a temere che tirassi fuori pure l'olio di ricino in questa discussione. Meno male no, che ti sei fermato ai manganelli. In questo caso, non avendo argomenti come quelli esposti poc'anzi da Terenziano, tra l'altro a me Terenziano ci accomuna un'esperienza, lui ha lavorato per 15 anni all'ENI, io ci continuo a lavorare, quindi anche lui in parte è colpevole di colpe che non so neanche io quale avere, no? Quindi mettiamola così, ci accomuna questo fatto, però si subisce poi immediatamente, quando si è in dissenso non c'è l'argomentazione politica, che può essere discutibile, può essere è condivisibile, assolutamente, c'è il manganello, cioè si va sul personale. Beh, io la apro e la chiudo qua, perché tra l'altro ai cittadini, secondo me, non interessa alla gente più questa diatriba. Tra l'altro io non sono in diatriba con nessuno, io continuo a dire le cose che ho detto una settimana fa, li dirò ora, li diremo sabato in una conferenza stampa, e questo li diremo a prescindere quello che ci viene ribadito, campagna elettorale, no, ma la campagna elettorale ancora è fra 2 anni, è troppo lunga. Diciamo che il dissenso che il PD ha avuto nei confronti di questa maggioranza è iniziato quando questa maggioranza ha deciso di non difendere gli interessi leggeresi nei confronti di un governo regionale predatorio, ribadisco, predatorio rispetto al futuro di questa città. E se mi dai 3 minuti, solamente 3 minuti, ti dimostro per quale motivo da parte nostra non c'è nessun secondo fine se non quello della tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini celesi. Guarda, noi abbiamo lanciato da stamattina una petizione, già siamo arrivati a circa 350-400 sottoscrizioni. Noi riteniamo assolutamente sbagliato che Timpazzo possa diventare nel futuro una delle due discariche della Sicilia. Aspetta Guido, questo è un tema sicuramente non importante, importantissimo, ma ci arriviamo tra un attimo, perché no, ma sai perché? Perché voglio chiudere questa parentesi iniziale, che è una parentesi che a mio avviso dobbiamo assolutamente chiudere ma approfondire, e a me piace farlo con Terenziano, ripeto, ma non perché Terenziano è tra virgolette amico mio, le virgolette in questo caso sono, diciamo così, per fugare ogni dubbio sul fatto che magari essendo vice sindaco di questo sindaco e avendo io col sindaco purtroppo mio malgrado, si dice in gergo che quando uno deve bisticciare bisogna essere in due, qua invece è bastato che solo uno abbia deciso e io devo prenderne purtroppo solo atto, visto che non riesco a recuperarlo sto rapporto, nemmeno quando nella serata di inaugurazione dell'hub vaccinale a Paola Cossiga eravamo in diretta con Lo Dico alla Radio, ho chiesto al nostro inviato di farlo intervenire visto che era tra i presenti il sindaco e si è persino rifiutato all'invito in un contesto così, diciamo, assolutamente eventistico di rispondermi al telefono, per cui io che ci posso fare? Non ho alternative, non lo posso mica obbligare diversamente. Però detto questo, mi interessa chiudere questo argomento, Guido, e poi andiamo al problema, che è un grosso problema, quello della discarica Timpazzo che la regione sta per usare come discarica siciliana, come discarica regionale. Però voglio chiedere a Terenziano, che ripeto, non soltanto perché è amico mio, ma perché gli riconosco queste doti di politico, perché il politico deve cercare di mediare, deve certo essere non d'accordo con tutti, ma nel non essere d'accordo rispettare il proprio interlocutore con il quale magari si trova in contrasto, cosa che non fa chiaramente mai e poi mai il suo sindaco con nessuno. Però Terenziano, io ti voglio chiedere, cioè capisco che a volte il linguaggio del sindaco è dettato da qualche consigliore che gli mette nero su bianco cose che probabilmente sarebbe meglio evitare, no? Però gente come te, che gli sei così vicino perché sei il suo vice, di fronte a questi attacchi sul personale da parte del sindaco nei confronti di chiunque, in questo caso era Guido Siracusa 10 giorni fa in consiglio comunale, era nei confronti di Franco Gallo, prima era magari nei confronti del sindaco di Niscemi, prima ancora era nei confronti del manager dell'ASP, prima ancora nei confronti del sindaco di Riesi, prima ancora nei confronti di qualcun altro, cioè non è qua il punto chi è il suo interlocutore, ma secondo me tu, che sei una persona così equilibrata, dovresti consigliarlo e dirgli: sindaco, gli hai fatto l'attacco al PD, gli hai fatto l'attacco al suo segretario, ma mi spieghi cosa c'entra, virgolettato, il fatto che a livello locale un partito come il Partito Democratico sia costretto ad affidare le sue sorti ad un personaggio con questo passato, sembrerebbe, perdonami Guido Siracusa, quasi Totò Riina, conferma e dimostra
quanta profonda sia la crisi che sta attraversando il PD. Cioè, Terenziano, ma qui con la politica non ci azzecchiamo più. Cioè, sta offendendo con un colpo, ha offeso in maniera, secondo me, profonda questo personaggio che chissà di quali nefandezze si è macchiato in passato. È un intero partito con i suoi tanti iscritti, e voi sapete che non sono mai stato tenero nei confronti del PD, che viene definito talmente disperato in crisi che addirittura si affida a un personaggio simile. Ora, Terenziano, tu, voglio dire, puoi difenderlo quanto vuoi questo sindaco, non lo so fino a che punto fai bene a difenderlo la spada tratta, però queste cose, Terenziano, gliele dovete qualcuno di voi che gli state vicino a consigliare, che non fanno parte né della politica né della dialettica politica. E lo dico, e poi chiudo questa parte, diciamo, di argomento, perché davvero ci sono cose molto più importanti, ma stiamo parlando del sindaco di Gela, ragazzi. E quindi è troppo importante quello di cui stiamo parlando. Cioè, non stiamo parlando di un esponente politico qualsiasi, con tutto il rispetto per tutti i ruoli che si rivestono, che magari se ne esce in maniera così scomposta ogni volta che ha una piccola querelle con qualcuno. Qua stiamo parlando del primo cittadino di Gela, di colui cioè che ci rappresenta agli occhi del mondo. E non è possibile che ogni interlocutore che non è d'accordo con lui deve essere apostrofato così da questo sindaco. Terenziano, o lo fate, oppure avete fallito tutti questo obiettivo, che è quello di governare e di portare Gela fuori dal guado nel quale purtroppo ci troviamo. Allora, Franco, io ti dico soltanto questo. Non è possibile, allo stesso modo, che il sindaco che partecipa a delle riunioni come quello che è stato sul porto, perché da lì è iniziato tutto, dando la massima disponibilità a quell'incontro di tavolo tecnico, e praticamente essere attaccato, pur sapendo, perché i consiglieri comunali sanno, specialmente chi ha fatto parte anche del passato consiglio comunale e oggi siede di nuovo al consiglio comunale, ha istituito come l'anno scorso, come la passata consigliatura, il tavolo tecnico, sa benissimo dove ricadono le responsabilità. E continuare ad essere attaccati in continuazione, dopo che uno partecipa agli incontri, è normale che dall'altra parte un sindaco non può assolutamente permettere che vengano dette queste cose alla città, cose non vere, così come quella dei rifiuti, che non voglio anticipare perché giustamente c'è la domanda, risponderò alla domanda. Anche lì, cioè, il Movimento 5 Stelle lamenta una questione che riguarda i rifiuti senza però vedere in realtà da dove nasce il tutto. È la stessa cosa anche per il porto. Quindi, se uno di questi interlocutori dicesse la verità alla città, perché adesso, parliamoci chiaro, è facilissimo per chiunque, basta andare in giro, anche io adesso leggo i commenti che arrivano a te, lo dico alla radio, è normalissimo che la città praticamente attacca gli amministratori, attacca queste 7 persone che sono lì, perché probabilmente la maggior parte di loro non sanno come funziona il meccanismo dell'amministrazione comunale, non sanno al 100% tutte le problematiche che noi ci ritroviamo ad affrontare. Tutti vogliono giustamente la pulizia dell'intera città, però quest'anno e l'anno scorso hanno pagato solo il 30% di tasse, il 70% al momento nessuno lo sta pagando. C'è tutta una serie di cose che ci vorrebbero veramente più e più trasmissioni per dire alla gente veramente come stanno le cose. E ci rammarichiamo noi, a partire dal sindaco, anche stamattina ha tenuto una riunione con i dirigenti proprio per far sì che tutto, diciamo, vada per il verso giusto, ma ci sono delle cose che ovviamente non lo permettono, per colpa, diciamo, sicuramente non dell'amministrazione comunale. E quindi, se ognuno di noi dicesse le cose veramente come stanno, tutto questo non accadrebbe, perché poi un sindaco giustamente si tiene e si sente diciamo anche in dovere di rispondere in una certa maniera per difendere il proprio operato.
e ritorno e chiudo sulla questione del PD. Io ancora ad oggi, no, a parte diciamo quella cosa che è accaduta l'anno scorso, io non vedo il motivo perché si lascia praticamente in un momento devastante come quello del 2020 un'amministrazione comunale dove invece, lo sottolineo, l'apporto del PD assieme alle altre forze politiche poteva essere solo ed esclusivamente di vantaggio per la città. Questo è un po' il mio pensiero. Guido, vuoi chiosare questa parte? Vabbè, è chiaro. Io è inutile che voglio indisci su Terenziano, è chiaro che Terenziano si arrampica sugli specchi perché lui sa che stiamo parlando di due momenti assolutamente diversi. Un momento è stato la risposta che ha dato ai due consiglieri comunali quando ha parlato di macerie lasciate nel passato, un momento è stato quello che ha fatto ieri, in cui, voglio dire, ha dimostrato scarsa, assolutamente scarsa autorevolezza, perché ci vuole poco a scrivere un documento del genere, ci vuole di più ad argomentare e a sapersi confrontare con chi legittimamente muove delle critiche. E quando noi parliamo di politica abbiamo tutti la responsabilità e dobbiamo avere tutti la capacità di guardare sempre al bene comune. Mai, almeno io questo ho fatto sempre negli anni passati e lo farò ora e continuerò a farlo sino a quando il mio partito me lo permette, mai a pensare ai piccoli interessi di basso cabotaggio. Terenziano sa meglio di me quali sono stati i motivi per cui il PD ad un certo punto ha ritenuto impraticabile continuare la città. Una amministrazione comunale che non sa che pesci prendere o pigliare, a secondo, voglio dire, come la vogliamo dire, nei confronti di un governo regionale che ripetutamente fa del danno a questa città e lo fa nel campo degli investimenti e lo fa nel campo, diciamo, più pertinente, più politico del governo regionale, quello della realizzazione delle opere, delle grandi opere. Noi per un anno, e non ci vorrei più tornare perché ne abbiamo parlato tante volte, noi per un anno abbiamo lanciato questo grido d'allarme, un grido d'allarme che non è stato assolutamente ascoltato, perché riteniamo, ma è legittimo questo, non capisco perché ci stupisca, che ormai il sindaco da parecchio tempo ha deciso di essere un uomo di destra, perché è chiaro, ma culturalmente, perché probabilmente lui lo è sempre stato, la sua storia assolutamente, diciamo, impeccabile, a differenza di quella mia, che è discutibile, io vedi continuo ad usare sempre parole consone per quelle che dovrebbe essere un civile dibattito, ne è stato sempre la prova, è stato candidato col centrodestra, quindi è legittimo che lui sia dicendo, che sia di centrodestra che sia di destra. E lo lascia trasparire in tutte le sue affermazioni. Mentre invece a te ti accusa che hai cambiato partiti con una facilità estrema, passando, infatti, diciamo, da destra, guarda, a sinistra con facilità. Anche qua Terenziano me ne è testimone. Io e Terenziano siamo stati candidati assieme nel 2010 nella lista Cospeziale, quindi una lista di centro-sinistra. Io sono ancora nel centro-sinistra. Ma Franco, ascoltami. Se vogliamo del bene a questa città, certe cose dobbiamo fare finta di non ascoltarle. Perché se dobbiamo perdere del tempo a confrontarci su delle affermazioni campate in aria, frutte probabilmente anche di crisi glicemiche, non ce ne usciamo più. Noi abbiamo la necessità di andare avanti. Terenziano ha posto delle questioni che lui sa, però giustamente, difendendo, diciamo, la sua parte politica, fa finta di non sapere. Noi oggi abbiamo delle questioni in questa città. Guarda, parlavo poc'anzi di timpani. Noi non diciamo che è la responsabilità, perché qua c'è una... Allora Guido, facciamo una cosa, visto che è già la seconda volta che vai su Timpazzo, io ci vado, però lasciami dire solo una considerazione. Però faccio completare, ti riporto la parola perché, ripeto, lingua batte dove dente duole, tu per la seconda volta mi stai andando su Timpazzo, io di Timpazzo ne voglio parlare, però volevo chiudere questa parte. Siccome tu sei tornato su Timpazzo, io ti dico, ti lascio la parola su Timpazzo, però prima ti faccio una considerazione, poi se tu la vuoi commentare bene, se no non è un problema, sì, andiamo, prego, a Timpazzo. No, ci mancherebbe altro. Siccome io, Guido, ti conosco da un bel po' di tempo e con te ho avuto persino delle diatribe molto forti, da giornalista io, da politico tu, e quindi so quando ti infervori, quando ti arrabbi, quando sei contrariato, come riesci, diciamo, a difendere le tue posizioni,
ti posso dire molto sinceramente che ti vedo, ti sento, soprattutto in questa occasione ti sento, visto che non ti sto vedendo ma ti sento, nonostante il nostro Enzo Guzmán ha messo una foto, ma era una foto credo che risalga a quando facevi il consigliere comunale, però ti devo dire che da due giorni, compreso stasera in diretta, ti sento abbastanza, come dire, non so se il termine è esagerato o no, però addolorato, nel senso che te la sei presa da un punto di vista proprio intimo in maniera molto molto particolare. Ora io non so se mi sto sbagliando, però siccome penso, ripeto, un tantinello di conoscerti, credo che queste affermazioni del sindaco ti abbiano molto ferito, e se quel poco che conosco di Video Siracusa è quello che mi sta facendo dire quello che ti sto dicendo, credo che davvero, forse da quando tu fai politica, ed è oramai da un bel po' di anni, una amarezza così grande non l'avevi mai accusata e mai registrata. Se no, la vuoi commentare, la commenti, la mia considerazione, no, se no andiamo direttamente a timpazzo. Velocemente, voglio essere sincero, perché penso che uno deve essere sincero quando... Ti devo dire, io ho avuto tantissimi scontri nella mia vita in politica. Però ho sempre messo nel conto delle risposte da parte dei miei interlocutori, ma mai nessuno, devo dire, mai nessuno, e aveva, diciamo, era arrivato a tanto, no? Tra l'altro io non lo capisco perché sia arrivato a tanto, però Franco, guarda, credimi, io mi sento la responsabilità di un partito e non voglio trascinare il Partito Democratico, che è un grande partito, in una diatriba personale tra me e sì. Perché probabilmente è quello che vuole il sindaco, ma è quello che non voglio io, ed è quello che non può volere il Partito Democratico. Ho incassato, sono assolutamente affranto, molto dispiaciuto, soprattutto sono dispiaciuto verso coloro che nel loro intimano giudico, ma non hanno il coraggio di dirlo. Però guarda, a me lo sai cosa mi riempie di soddisfazione? Che il mio partito è sceso, tutto il mio partito a livello comunale, provinciale, anche regionale, è sceso a fare quadrato mandandomi messaggi di solidarietà. Io ieri il documento che ha fatto il PD non ho voluto entrarci nel merito, non l'ho voluto neanche leggerlo, lo ha fatto la segreteria provinciale insieme alla direzione, tanti esponenti del mio partito, dice Bela, i consiglieri comunali, cioè, voglio dire, non hanno difeso il loro segretario, hanno difeso il diritto in questa città a poter manifestare il dissenso, perché qua c'è in discussione il diritto a poter manifestare il dissenso. Detto questo, sicuramente non mi sposterò di una virgola rispetto alle cose che voglio fare e che farò. Quindi sono amareggiato, assolutamente sì, non voglio cadere nel gioco delle offese e quindi non lo farò mai, voglio andare avanti. E sono stato chiaro nella risposta, Franco? Assolutamente, io la chiudo davvero dicendo a Terenziano, al quale vice sindaco non faccio mica una domanda, ma anche in questo caso faccio una considerazione, che sono molto, ma molto preoccupato per la china che sta prendendo questa città nei suoi più alti posti di potere. Perché se qua siamo ridotti a comprare tutti gli organi di stampa e non riuscire a dialogare con chi non la pensa come voi, diventa complicatissimo, perché la china che si intraprende è una china che non porta sicuramente a come dire, buone soluzioni o a buoni rapporti. Io sono molto molto preoccupato, perché così come in questo periodo io non ricordo mai climi di questo genere, e abbiamo avuto sindaci come Saro Crocetta, che chiaramente non era acqua cheta, era tutt'altro. Però era altro modo, diciamo, di affrontare il suo interlocutore. Magari lui arrivava sempre, diciamo, a conclusioni affrettate, e l'indomani ti chiamava per chiederti scusa quando davanti a tutti ti diceva se non eri d'accordo con lui. Ah, allora sei mafioso, sei con la mafia. Però poi si rendeva conto della butad e tornava, diciamo, sui suoi passi. Qui no, qui io mi sto rendendo conto che o si pensa come la pensa lui, e lui è il sindaco, oppure sei nemico, non sei uno che vuole dare un contributo, uno che vuole indurre a evitare errori, uno che può essere anche avversario perché non la pensa come te, ma l'avversario non è mai nemico. Qua invece si sta stabilendo oramai una linea di demarcazione netta, per cui o la pensi come me o sei mio nemico. Non Franco, può funzionare così. Scusami Franco, nel documento che il sindaco ha redatto, a me mi piace commentare la parte politica, voglio tralasciare tutto quello che ha detto su di me. Non interessa alla gente,
mi conosce e quindi mi valuta. La parte politica, lui in quel documento ha tentato di fare un'operazione che si è miseramente fallita. Voleva dividere il PD in varchi e colombe, in buoni e cattivi, in amici e nemici, no? Perché questa era l'operazione, l'obiettivo. Come a dire, guardate che se noi abbiamo questi rapporti non ce l'abbiamo per colpa di Tizio, di Caio, di Sembrano, ma ce l'abbiamo per colpa del PD. Ora diciamo, il PD è un grande partito, non si fa condizionare. Lui ci ha tentato prima del congresso, sono state elette ad unanimità, dopo il congresso, voglio dire, non ci è riuscito. Io spero che lui si rassegni e che dia legittimità politica come io la do a lui, perché io quando sono andato, e appena eletto segretario, io sono andato nel suo studio, nel suo ufficio, gli ho dato piena e legittimità politica. Gli ho detto chiaramente come la pensavamo su alcune cose, non abbiamo avuto risposte. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Però ora io vorrei approfittare della presenza di Terenziano, perché voglio dire, non capita tutti i giorni avere il vice sindaco che si confronta con te in televisione, in radio, visto la pandemia, per poter chiarire un aspetto che va chiarito. Terenziano per tre volte ribadisce: noi non abbiamo capito perché il PD ha deciso in un momento così importante, così grave. Bene, appunto perché il momento era grave, perché il momento era triste, bisognava fare chiarezza. Perché Terenziano, ascoltami, come si fa a fare chiarezza? Noi abbiamo firmato nel 2014, tu eri consigliere comunale, un protocollo d'intesa. C'è chi lo voleva strappare, chi non lo voleva strappare, c'è. Ecco il protocollo d'intesa che ci permetterà di fare il porto rifugio, ci permetterà di fare tante cose. Ma scusatemi, ma su 32 milioni, come mai sono stati spesi solamente 1.700.000 euro, di cui 300.000 euro dati per spesa corrente per la gestione del verde pubblico e 1 milione di euro date per la progettazione di quel famoso, mi sta sfuggendo il nome adesso, scusatemi se sono un po' arrabbiato, ci sta, no Franco? Perché ripeto, penso di conoscerti e immagino come ti senti psicologicamente, non benissimo. Bene, un milione di euro date, Terenziano lo saprà meglio di me, adesso mi sta sfuggendo il nome, su agenda urbana, data per la progettazione agenda urbana. Come mai? Quando diciamo queste cose, diciamo delle bugie, noi sabato daremo le slide laddove ci saranno numeri. Altra domanda, ma come mai questa amministrazione, rispetto al fatto che i circa 180-190 milioni di euro del patto del sud, una cifra immensa data per questa città, un lascito del governo di centro-sinistra a questa città, non delle macerie, un lascito, ancora noi siamo a quanto? Al 5, al 6, al 7% delle opere realizzate. Terenziano, come mai sulle compensazioni minerarie l'ENI ha pagato per Gela circa 17-18 milioni di euro per opere fatte Gela? Noi siamo riusciti ancora ad avere circa 2 milioni e mezzo. Come mai sul porto d'Arsena questa amministrazione comunale non ha fatto le barricate quando in assemblea regionale, con l'accordo del centrodestra, non con l'accordo, di più direi, con la volontà esplicita del centrodestra, che era stata scippata di questi soldi, il sindaco non ha detto nulla. Queste sono argomentazioni squisitamente politiche, per non parlare poi del fatto che in questa città i cittadini, è vero, c'è tanta evasione, ma anche vero una cosa, caro Terenziano, e tu questo lo sai meglio di me, che noi abbiamo, perché lo hai detto poc'anzi, noi vi vantate, ci siamo vantati tutti di avere bloccato le spese a 7 milioni di euro, ma mi spiegate per quale motivo i cittadini devono pagare la Tari per 10 milioni di euro? Io questo ancora non sono riuscito a capirlo. Bene, ci sono una serie di argomentazioni su cui si ci confronta in maniera civile, in cui non la possiamo pensare alla stessa maniera, in cui tu mi puoi dire benissimo a me, ma guardate PD, voi state facendo tutto perché siete in campagna elettorale. Ci sto, è legittimo che sia, ma non mi si può venire a dire che la risposta diventa cattiva perché ci sono posti argomenti politici. Rispetto agli argomenti politici, io sono in libertà di poter dire tutto quello che voglio. Per esempio, il Presidente del Consiglio, Totò Sammito, persona che io dal punto di vista personale stimo, ma non posso accettare il fatto che lui dica in maniera così sfacciata: Falcone, sono orgoglioso di essere amico di uno che è venuto per 7 volte a prendere la città in giro, dicendo per 7 volte i lavori inizieranno il giorno dopo, per poi
quei soldi, averli spostati, e noi sappiamo tutti che sono stati spostati in piena pandemia Covid sulla spesa corrente del governo regionale. Per noi questa è politica, ed è politica fatta col cuore e con la passione. Va bene, entriamo nell'argomento timpazzo, perché tra l'altro proprio nelle scorse ore il PD ha lanciato questa petizione popolare attraverso il sito online change.org, in cui ognuno può andare mettendo soltanto nome, cognome e la propria mail e votare per questa petizione, perché il PD, così come il Movimento 5 Stelle, è contro l'allargamento di Timpazzo, che raddoppierebbe la propria disponibilità di conferimento, e a Gela verrebbero praticamente a scaricare i comuni di mezza Sicilia. Ora, io avevo fatto un articolo sul Gazzettino di Gela qualche giorno fa, chiedendo al sindaco che sarebbe stato opportuno che il nostro primo cittadino su questo argomento prendesse una posizione. Il sindaco, sempre con la sua solita correttezza, diciamo, da questo punto di vista, invece che rispondere a me, è andato in un altro quotidiano online, è andato a dire che lui non era d'accordo sull'ampliamento di Timpazzo, ma non poteva farci nulla perché la regione così ha deciso. Ma Terenziano, scusa, noi abbiamo eletto un sindaco o un notaio? Perché se il sindaco mi viene a rispondere, attraverso un altro organo di stampa tra l'altro, che lui non è d'accordo sull'ampliamento di Timpazzo, però non può farci nulla perché la regione ha così deciso, così come quando ha detto, l'ha citato prima Guido Siracusa, anzi non ha detto nulla recandosi fisicamente fino a Palermo ad andare a verificare come andava la votazione in commissione regionale bilancio sul definanziamento del porto d'Arsena, i partiti che fanno parte della vostra coalizione di maggioranza votano contro il finanziamento del porto d'Arsena di Gela, per il definanziamento del porto d'Arsena una parola, non 10.000, una parola dal sindaco di Gela non l'ho sentita. Ha preso atto, ha fatto spallucce e dice vabbè, andiamo avanti così. Io ripeto, mi chiedo e ti chiedo, Terenziano, in occasioni così delicate per la città, un sindaco non può trasformarsi in notaio. Io non so se lui, avendo la laurea in giurisprudenza ed essendo un avvocato, può anche concorrere a fare il notaio. Però noi abbiamo eletto un sindaco, non un notaio. Non mi fate fare nomi di altri sindaci, come quando è stato per la chiusura delle scuole durante la zona rossa. Perché un sindaco come Cateno De Luca a Messina, quando non gli finanziano la ricostruzione delle baracche del terremoto del 1901, si fa venire fino a Messina il ministro Carfagna e la obbliga a farsi firmare il finanziamento per ricostruire le case di chi è in baracca da 150 anni. I sindaci non è che possono dire, ah, non ci danno i soldi, ne prendiamo atto, ci allargate la discarica, vabbè, che ci possiamo fare. Terenziano, non abbiamo un notaio a Palazzo di Città, abbiamo un sindaco e vogliamo i cittadini gelesi che tuteli questa comunità che lo ha eletto. Anche chi non l'ha votato ha diritto ad essere tutelato da questo sindaco. Allora Franco, io, come vedete, sono molto molto educato, faccio parlare fino alla fine, ascolto, e probabilmente non è mica la prima volta che viene ospite all'inizio da noi. Era infatti una premessa che stava accadendo, perché così, come ha fatto Guido Siracusa, che ha preso un sacco e lo ha praticamente rivoltato di tutte le varie problematiche, ti posso garantire che il 99% delle cose che lui dice che non si sono fatte o non c'è stata attenzione da parte dell'amministrazione, te lo posso certificare che è completamente il contrario. Anche la stessa cosa, io voglio entrare subito nell'argomento, perché altrimenti poi la gente pensa che uno stia facendo il giro, diciamo, largo all'argomento. Entriamo nell'argomento. Discarica di Timpazzo. La discarica di Timpazzo, non è vero che il sindaco non sta facendo nulla, perché ovviamente probabilmente la maggior parte della gente... Terenziano, io mi sono rifatto l'intervista che ha rilasciato l'indomani, che io gli ho scritto che aspettavamo una sua posizione. Ci sono le cose concrete. Ma lui ha detto quello che ha detto, ci sono le virgolette nell'intervista, ha detto quello che ho detto io. Però sto dicendo che il sindaco si è fatto intanto relazionare dai dirigenti per definire quindi il contorno della vicenda. Il comune di Gela non è stato interessato da nessuna conferenza dei servizi nella decisione che la regione ha avuto nell'ampliamento. L'unico che è stato coinvolto nel territorio è la riserva
l'ente gestore della riserva, che lo ha detto anche lui, e penso che sia comunque una cosa gravissima, che ha dato il parere, perché lui lo poteva emettere, lo ha dato il parere in ritardo, e siccome la regione non è come il comune di Gela, ma rispetta la tempistica, il parere è stato dato in ritardo, quindi come se ci fosse un silenzio assenso da quel punto di vista, la regione quindi emette il parere. Ora, questa è la parte, diciamo, quella burocratica di tutta la situazione, che alla gente giustamente non interessa nulla. La gente non interessa nemmeno, poi Guido Siracusa mi parla di perché 10 milioni di euro, perché anche noi l'anno scorso, tra l'altro loro hanno avuto il loro assessore all'ambiente, se lo possono fare spiegare, quando tu prendi i rifiuti che produce il comune di Gela e non li puoi portare nella tua discarica perché è chiusa o perché già è stracolma di rifiuti e sei costretto a portarlo oltre la Sicilia, perché in Sicilia c'è un problema. Come? Non è successo una volta l'anno scorso, non è questa la giustificazione, ti prego. No, come non è successo una volta? Come non è successo? È successo che con i blocchi, come no? Sia per l'umido che per l'indifferenziato. Comunque, vabbè, queste sono le carte, non sono a dire. Al di là di questo, nel momento in cui tu in tutta la Sicilia non hai più la possibilità di conferire i rifiuti, sei costretto praticamente a portarlo fuori con dei costi che sono almeno per 5-6 volte superiori a quelli normali, e ovviamente chi paga tutto questo non paga una persona X, ma pagano i cittadini. Ora la regione quindi si è visto con la chiusura della discarica di Lentini, non ci sono altre, mentre il progetto dell'ampliamento, caro Franco, non è nato adesso, è nato 10 anni fa questo ampliamento, ora lo hanno in qualche modo definito, ma il progetto esiste da tempo, però tutti ci svegliamo quando praticamente ci sono gli articoli di giornale dove il Musumeci decide praticamente di fare questo. Le barricate ci sono e si faranno, da questo punto di vista non si discute, però è giusto dire ai cittadini, perché poi non vorrei che passasse il messaggio che un ti faccio continuare, Terenzio, ma solo per capire, se tu mi stai dicendo che si faranno le barricate, che il sindaco è pronto a fare le barricate, allora quell'intervista era fasulla, non era vera quella che abbiamo letto sul quotidiano online, nel quale il sindaco diceva non sono d'accordo ma non posso farci più nulla perché la regione ha deciso così. Scusate, mettiamo i puntini sulle i, o quell'intervista è vera, o se quell'intervista è vera quello che tu mi stai dicendo è contrario a quello che ha dichiarato il sindaco, perché se il sindaco vuole, come io mi augurerei e come tutti i gelesi penso che vogliono, che si va ad incatenare a Palermo per dire che non è assolutamente d'accordo a questa operazione di ampliamento della discarica, è chiaro che tutti siamo con lui, io per primo parto per Palermo insieme a lui, vado lì ad incatenarmi insieme a lui, ma non è quella dichiarazione che ha rilasciato in quel quotidiano online in cui dice non sono d'accordo ma non ci posso fare nulla, la regione ha deciso così e io mi adeguo. Non è così allora no, di adeguare qua non si adegua nessuno. Ma se uno dice non posso farci nulla, che significa? Noi abbiamo partecipato anche alle manifestazioni quando si era individuato il territorio tra Riesi e Butera e Mazzarino delle scorie radioattive, non assolutamente, però se un primo cittadino che si sente in dovere di spiegare le cose come stanno ai cittadini, così come il definanziamento dei 33 milioni di euro, che a me dispiace che viene sempre riportato a galla senza che nessuno mai ha sottolineato che la responsabilità è partita a gennaio, febbraio del 2019, noi non c'eravamo completamente, c'era un commissario, e soprattutto il sindaco prima fa un ricorso al TAR, poi l'avvocato scelto dall'amministrazione comunale, tra l'altro è inutile sottolineare la bravura di quell'avvocato, tra l'altro abbiamo pure esperienze, caro Franco, se ti dice quell'avvocato che devi fare
il ricorso al presidente della regione, tu ovviamente possiamo sorvolare su questo argomento? Che è meglio, no, è meglio che sorvoliamo, perché è chiaro che l'avvocato che io e te conosciamo, che è un bravissimo avvocato, se tu praticamente 6 mesi prima gli dici che dobbiamo fare il ricorso al TAR e te lo consiglia lui, non glielo dici tu che non sai qual è la via più consona, te lo dice lui, te lo consiglia lui, e dopodiché si rimane in un certo modo e poi l'incarico glielo date 24 ore prima che scade la presentazione del ricorso al TAR, è chiaro che un avvocato bravo e preparato come quello di cui stiamo parlando noi e ti dice no guardate è inutile che mi fate l'incarico ora, non ce la facciamo più a presentare il ricorso al TAR, e visto che non ci sono i tempi facciamo un altro. Ma lo stai dicendo tu? Lo sto dicendo io, Terenziano, ti prego, sai che io non parlo a vanvera. E allora, mi conosci bene, sai che non parlo a vanvera. E allora, vogliamo presentare, tanto sono atti pubblici, l'incarico che è stato dato all'avvocato Rubino per presentarsi al TAR? Che giorno è stato fatto quell'incarico? È stato fatto sì. Il 30 di dicembre. 30 dicembre. Quando scadevano i termini per fare ricorso al TAR? Te lo dico io, il 2 gennaio, il 31 e 1 è Capodanno, quando doveva presentarlo questo ricorso al TAR l'avvocato Rubino, che sarà bravissimo, ma non è certo Mago Merlino. Ma non è un problema di carta bollata, la politica ci dice, Terenza permettimi però, scusami, guarda che noi quando parliamo di petizione, non è che stiamo dicendo la petizione serve a capire cosa vuole fare il sindaco. Non stiamo gettando la croce al sindaco Michele sul Simbazzo. La nostra petizione dice per noi la discarica non si deve allargare o comunque non può diventare la seconda discarica della Sicilia, perché quello che dici tu sul conferimento dei rifiuti in altre discariche a Gela ad oggi non è avvenuto, perché amministratori del passato sono stati così lungimiranti di dotarci di una discarica. Detto questo, qua adesso il discorso è diverso. Guido, ti interrompo solo per una cosa, devi dire però ai nostri cittadini che ci stanno sentendo che la nostra discarica, e ti invito, io e te andiamo lì in discarica a parlare con la responsabile della discarica per farti vedere che la discarica, quella attuale, esistente, è già piena. Cioè è finito, sì, è finito anche per noi celesi. Terenziano, ascolta. Forse non vi è chiaro questo. Allora, diciamo ai cittadini, facciamo le barricate, forse vinciamo la battaglia, cioè quella di non avere l'ampliamento, ma signori miei, attenzione, perderemo la guerra, perché la prossima TARI non sarà più di 300 euro, ma sarà di 600 euro, perché i rifiuti li dobbiamo portare fuori Sicilia. Ma quale rifiuti? Ma Terenziano, ma stai scherzando? Ma mica i nostri rifiuti, quelli di Gela, quelli nostri. Li possiamo continuare a mandare a Timpazzo e non c'è problema. Il problema riguarda la Sicilia e dovremmo pagare noi la TARI di mezza Sicilia, Terenziano. Ma quando mai? Intanto, scusate. No, io vi ho lasciato parlare per un'ora però dovete dire la verità alla gente, se no io vi lascio, parlate, facciamo completare Terenziano, e chiudo, io sono anche molto veloce, poi giustamente la gente si fa una propria idea e sono convinto, io ci metto sempre la faccia dalla mattina alla sera. Allora, la discarica, Franco, non è del comune di Gela. La discarica è della SRR, non è di proprietà nostra, purtroppo. Quindi scaricano tutti. No, tutti i comuni dell'SRR che Terenziano, non di mezza Sicilia. Sì. Il potere comunque ce l'ha la Sicilia, perché negli anni passati di Crocetta e di Fasulo, eccetera, quando noi ancora non avevamo questa meravigliosa discarica, noi andavamo a scaricare in altri comuni della Sicilia. Dopodiché adesso, oggi, allo stato attuale, la discarica che c'è è satura, è finita, anche per noi soli, anche se domani dovessimo scaricare solo noi, è finita. Quindi dobbiamo decidere tutti assieme se praticamente far pagare ai nostri concittadini il prezzo altissimo, elevatissimo, per andare a scaricare fuori dalla Sicilia i rifiuti, oppure praticamente quello di un ampliamento che già era previsto non con l'amministrazione Greco ma
con l'amministrazione Crocetta, Fasulo, Messinese, un ampliamento praticamente della discarica. Bene, poi è normale che tutti siamo contrari a che, affinché i rifiuti vengano a casa nostra, però purtroppo la situazione è questa, perché oltre questi di qua, andiamo per esempio sull'umido, l'umido noi soltanto una minima parte riusciamo a lavorare alla zona industriale e tra l'altro anche lì ci sono problemi, tutto il resto noi lo portiamo fuori dalla nostra città, perché non abbiamo un impianto nostro, perché e quindi paghiamo soldi in più, quindi gli altri, i nostri rifiuti, non c'entra niente, ma quale combo? Ma quale combo? Ma comunque questa è la situazione, non c'entra niente con TMB, sono cose diverse. Però ma non è vero, perché il CMB è il progetto del CMB prevede anche la separazione in base all'inquinamento, ma io ti invito, tra l'altro tu, voi avete anche degli ottimi tecnici all'interno del PD, vi invito a leggere il progetto del CMB, il progetto del CMB ha già compreso delle vasche per la raccolta dell'umido, e la differenza che viene fatta tra il solido, che è quello che poi viene buttato in discarica, e l'umido, è proprio nel CMP, che ancora allora, non sta Serenia, lavorando. Ma tu sei meglio di me, però, che la questione non è questa, permettimi, scusami. Concludere, però, Terenziano, no, e Guido. La questione non è questa. L'argomento non è ampliare la discarica o non ampliare la discarica. L'argomento è semplice. Dichiarazioni del Presidente della Regione Musumeci. In assenza di un piano regionale dei rifiuti, io parlo di quel Musumeci che voi andate tanto difendendo in qualsiasi posto e in qualsiasi sala, in assenza di un piano regionale dei rifiuti, visto che una serie di discariche in Sicilia vengono chiuse perché sature, Musumeci ha indicato la discarica di Timbazzo e un'altra discarica che adesso non ci funge, Siculiana, come hub regionale. Siculiana. Sì, rispetto a questo, come hub regionale, che nulla a che vedere con l'ampliamento della vasca, con la capacità di conferire rifiuti, e perché Gela non ha mai avuto il problema dei rifiuti. Io vorrei ricordare che il Timbazzo non è stata fatta da Crocetta, ma è stata fatta dalla Giunta Gallo, quindi parliamo di 25 anni fa. La questione è questa, non è che noi non vogliamo ampliare la discarica e quindi se domani mattina non sappiamo dove portarla, perché purtroppo Gela è da 7-8 mesi che riceve rifiuti da tutta la Sicilia, nel silenzio più assoluto, e se qualcuno ha detto qualcosa è stato immediatamente cacciato di incapacità e di ignoranza. Noi la petizione che lanciamo, non la lanciamo, entriamo nel merito della questione e ci mettiamo la faccia. Sì, ma in quel caso, in quel caso Musumeci stava salvaguardando uno dei vostri leader del PD, che è il sindaco di Palermo, perché altrimenti scusami, i rifiuti di Palermo ma dove andavano? Ma non mi rispondere con bello lambo, ma chi mi rispondi? Ma scusami, ma io qua pongo una questione, Terenzia, io pongo una questione e tu su questo mi devi rispondere. Noi siamo assolutamente contrari che Timbazzo diventa uno dei due hub regionali, e il sindaco, rispetto alla nostra petizione, ci deve dire cosa vuole fare. La domanda è semplice. Non è una domanda che noi dobbiamo, però io dalla tua risposta e dall'argomentazione che tu usi mi fai intuire che, mi fai intuire che la dichiarazione fatta dal sindaco, non ci posso fare niente, alla fine, mi dispiace, speriamo che mi sbagli, sarà come dire, vabbè, non ci possiamo fare niente. Noi oggi ma è già stato detto, l'ha già detto, non è che deve fare. A noi ci aspettiamo invece che questa amministrazione entri nel merito della questione, noi su questo argomento saremo con l'amministrazione, non se l'amministrazione con le barricate, se l'amministrazione impedisce a Musumeci di fare diventare Timbazzo un hub regionale dei rifiuti. Questo noi condividiamo. Ragazzi, devo salutarvi perché siamo in ritardissimo. Però una cosa velocissima, Franco. Corretto quello che dice Guido, correttissimo, perché non c'è dubbio, però nello stesso tempo, caro Guido, bisogna proporre ed individuare assieme delle alternative, perché ripeto, la discarica di Timbazzo è oramai satura e tutti assieme dobbiamo capire questa città se ad oggi, tra le mille disgrazie, vi do questa cosa, magari parole adesso ancora di più rispetto a quelle che ci dicono, ma tutto sommato a livello di rifiuti, non parlo quindi di Roma o di Palermo, dove tra l'altro c'è 5 Stelle e PD, ma a Gela
ancora dal punto di vista dei rifiuti, io parlo, non abbiamo grossi problemi, perché appunto c'è una discarica che ha funzionato. Perché qualcuno nel passato ci ha pensato, Terenzia, perché quelli che hanno lasciato le macerie, perché coloro che hanno lasciato le macerie, come dice il sindaco Greco, ci hanno pensato ad implementare d'impaccio, ad allargarla, a farla, a dirla. La questione, lo sai che non è questa. La stessa cosa tocca, non... e adesso la stessa cosa tocca a noi, perché chi all'epoca, tu giustamente hai detto il sindaco Gallo, io non me lo ricordo perché ero troppo piccolo, però nel momento in cui Gallo ha fatto questa cosa, oggi è piena e bisogna praticamente pensare al futuro. Ma sicurati, se il PD si può opporre, però il PD si opporre a una logica, lo sai qual è, caro Terenziano? Alla logica della discarica, cioè nel senso che se tu leggi il piano dei rifiuti dalla SSRR, io non capisco per esempio se Greco è d'accordo o non è d'accordo, ce lo dica, è come se noi fossimo tornati 20 anni indietro, cioè finisce la logica della differenziata ed inizia la logica della discarica. Tu sai meglio di me che se passa questa logica non ci sono discariche che bastano, perché si riempiranno sempre, quindi figurati. Va bene, grazie ai miei due ospiti di questa lunga, ma devo dire anche molto interessante, prima parte di trasmissione. Beh, intanto ringrazio Guido Siracusa, al quale va tutta la mia solidarietà, perché tra l'altro, Guido, ci sono passato da quegli attacchi personali del nostro caro sindaco e capisco cosa provi, per cui davvero tutta la mia totale solidarietà, nonostante io e te spesso siamo andati, diciamo, in contrasto su aspetti della visione delle cose della politica, ma ci siamo rispettati profondamente sotto l'aspetto personale, ci mancherebbe altro. Un caro saluto al mio amico Terenziano. Ciao Guido, e grazie chiaramente, visto che l'ho anticipato il saluto. Ciao, anche Guido Siracusa, segretario cittadino del PD, grazie al vice sindaco Terenziano Di Stefano, al quale dobbiamo fare un ringraziamento particolare come trasmissione, perché non si sottrae mai ai nostri inviti, non si sottrae mai alle nostre domande, non va mai in confusione, come sostiene il suo sindaco, che questo conduttore contraddittore mette in confusione i suoi ospiti. Vabbè, grazie Terenziano, davvero da parte mia, con tutto il cuore. Buona serata e buon lavoro. Ciao Franco, grazie, buona serata a tutti. Ci fermiamo solo un attimo, è davvero il tempo di andare a ringraziare al volo i nostri sponsor, quelli che ci permettono di andare ogni volta in onda. Non abbiamo nessun contributo di natura comunale e quindi sono solo loro, cioè i nostri sponsor, quelli che ci aiutano a portare avanti le nostre trasmissioni. Un saluto al volo a loro e torniamo con altri ospiti e ancora con Lo Dico la Radio del lunedì. Dagli studi di Radio Gela Express, Franco Gallo conduce Lo Dico alla Radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è bar, sala da tè e aperitivi importanti ad ogni ora del giorno. Io mi servo solo da GB. GB è pasticceria a 360 gradi, dal dolce tradizionale a quello siciliano. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe. A Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL. Experience where we are. Communication, flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale. E operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti di cogenerazione, aeroporti. PLM Engineering Group SRL, manutenzione impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazione e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana e il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire
soluzioni personalizzate e su misura. Dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela. Allora, rieccoci tornati in diretta, seconda parte di Lo Dico alla Radio del lunedì. Vado subito a salutare i nostri due ospiti di questa seconda parte, altri due amici di Lo Dico alla Radio, di Agorà, insomma, delle trasmissioni di Franco Gallo, perché sono con noi collegati il consigliere comunale dell'UDC e quindi di maggioranza, Salvatore Incardona. Avvocato Incardona, buonasera, ben trovato per essere con noi e per aver accettato il nostro invito. Buonasera Franco, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da casa e grazie sempre per le tue ospitate. Grazie a te per accettarle, semmai. E poi, beh, un amico a tutto tondo di Lo Dico alla Radio, di Agorà, di Franco Gallo, perché di questo si tratta, l'ingegner Fabrizio Lisciandra. Buonasera, ben ritrovato, un bel po' che non lo sentivamo in diretta e ci fa piacere riaverlo stasera con noi ospite. Ingegnere. Ciao Franco, buona serata a tutti, ospiti e internauti, come si dice. Si dice proprio così, e sono tanti, tantissimi, anche stasera ci stanno seguendo con un trasporto straordinario, tra l'altro un mare di messaggi, io mi scuso già in anticipo per non poterli leggere, ma proprio non ce la faccio perché sono tanti e perché non voglio rubare tempo al dibattito. Il consigliere Incardona, oltre ad essere consigliere di maggioranza, oltre ad essere un sostenitore del sindaco Lucio Greco, è anche appunto componente di un partito, l'UDC, che a Palermo ha un assessore in giunta con Musumeci, che è proprio l'assessore all'ambiente e territorio, cioè la parte che decide dove e come andare a cercare di risolvere il problema davvero annoso e drammatico del conferimento dei rifiuti nell'isola. Stiamo parlando dell'assessore Simona Baglieri, appunto esponente dell'UDC. Una bella patata bollente questa, avvocato Incardona, e per la Sicilia e per l'assessore che è appunto un componente del vostro partito, ma soprattutto per voi della maggioranza che dovete sostenere un sindaco che, quando gli si chiede di prendere una posizione su questa decisione presa dalla regione siciliana che vuole portare a Gela l'immondizia, il pattume di mezza Sicilia, trasformando la nostra città e la discarica che è nel nostro territorio, quella di Timpazzo, nella discarica di mezza Sicilia, il sindaco risponde dicendo: non sono d'accordo ma non posso farci nulla visto che così ha deciso la regione. Insomma, qual è la posizione intanto dell'avvocato Incardona in generale e poi del sindaco che sostiene? Grazie Franco per la parola, permettimi di rubarti 3 secondi esatti per salutare un amico, l'ingegnere Lisciandra. Non sapevo che era collegato con noi e quindi non l'ho salutato solo per questo, non me ne voglia, ingegnere. Amico di cosa? Tornando a noi, ma credo che nella prima parte di Lo Dico alla Radio abbia sviscerato il problema, che poi è quello sostanzialmente che ribadirò anche io. Sostanzialmente l'ampliamento della discarica di Impasso non nasce oggi, ieri o l'altro ieri. L'ampliamento della discarica di Impasso nasce nel 2014 proprio ad opera dell'allora commissario all'emergenza rifiuti, commissario regionale per l'emergenza rifiuti, e proprio di emergenza si tratta.
sostanzialmente chi mi conosce sa che quando ci sono state o comunque ci sono da fare delle battaglie per la città che non conoscono colori politici come questa, sicuramente Totò in Cardona ci ha messo sempre la faccia e continuerà a metterci la faccia, quindi lasciami passare la cosa, ecco, anche la frase anche forte, poco mi importa che l'assessore regionale possa essere o meno del mio partito, ma quello che mi importa sostanzialmente è intanto capire i motivi che spingono la regione a nominare o comunque a tentare di far diventare la discarica di Grimpasso come hub della regione Sicilia per quanto riguarda il conferimento, e poi soprattutto anche situazioni sottese a questo ampliamento, posto che, come ho detto poc'anzi, non nasce l'ampliamento, la gara non nasce nel 2021 ma nasce proprio nel 2014. Ecco la cosa che un pochettino cercherò di capire. Non nascondo che ho già chiamato l'assessore Baglieri proprio venerdì per un appuntamento a Palermo per cercare di capire la situazione vera e propria, per cercare anche di capire ciò che non è stato fatto. Mi riferisco ad esempio al silenzio assenso di cui parlava il signor giudice della riserva Biviere. Un silenzio assenso non matura in uno o due giorni, un silenzio assenso ha delle tempistiche ben precise, e non capisco come mai questo parere da parte del Biviere sia arrivato così, con così tanto ritardo. Ma al netto di tutto, non è il momento di fare polemica o proclami politici. La cosa che vogliamo capire è che ci troviamo di fronte a un problema paventato da parte della regione, e che non sto qua nemmeno a dirlo, meglio a ripeterlo, perché ho visto che e ho sentito che sei stato molto esaustivo nella prima parte, caro Franco, ovvero sia quello della discarica di Lentini, e che purtroppo la regione Sicilia si trova a dover affrontare questa emergenza. Così come ha detto il vice sindaco, che poi è la posizione, o meglio, la verità delle cose è che la discarica di Timpasso certamente non è di proprietà del comune di Gela, e quindi... Ma no, scusami, anche qui l'ho detto prima pure a Terenziano, lo ribadisco pure a te, non sarà del comune di Gela la proprietà, ma è di una SRR per la quale il comune di Gela ha una parte preponderante. Cioè non è che vogliamo fare passare l'idea che la discarica di Timpasso è della regione, allora la regione ne fa quello che vuole. È di una SRR, che è un consorzio di comuni, all'interno del quale consorzio di comuni il comune di Gela ha la parte preponderante. Cioè, Salvatore, se no qua rischiamo veramente di offuscare un po' i fatti. Infatti è la verità, infatti caro Franco, stavo proprio completando il mio intervento dicendo proprio questo: bisognerà capire la SRR come intende muoversi e soprattutto cosa intende fare. Ma ho capito, ma io ti ho fatto la domanda iniziale, ma di fronte ad un sindaco che dice a me non piace questa idea, non sono d'accordo ma non posso mica farci nulla, cioè tu che sei amico personale di un certo Cateno De Luca, ma tu pensi che Cateno De Luca, se fosse stato di fronte alla stessa situazione nella quale si trova Gela e quindi la sua città, se lui fosse stato sindaco di Gela, avrebbe risposto non sono d'accordo ma mi spiace, non posso farci niente? Cioè tu che conosci Cateno De Luca, avrebbe reagito così? Salvatore, ma sinceramente rispondimi, dai. Credo che quella del sindaco sia stata, ecco, una dichiarazione a caldo, senza comunque a caldo, a tiepido, ecco, a freddo, ma dai Salvatore, ti prego, non difendetelo, non sempre, possiamo, e Franco, comunque far sempre passare le cose, che ovvero sia le parole è più semplice, no, dare addosso ad una persona piuttosto che un attimino. Ho capito, quindi Cateno De Luca a caldo avrebbe risposto così? Non entro nel merito sarebbero state le dichiarazioni di Cateno De Luca, anche perché di un altro sindaco, altro sindaco, no, diciamo così. Io ho detto quello che avrebbe fatto e che farà tutto in Cardona. E dal punto di vista, a me piace la frase, la frase, che è una frase persino mistica per quanto la ritengo importante, che ha scritto Diego Livoti in un suo post qualche giorno fa, quando ha scritto: Regione Siciliana, due punti, a Gela no porto, no Timpasso. Cioè, se tu mi togli i soldi del porto, regione, se tu non mi costruisci il porto rifugio, regione, se tu mi continui a prendere per il culo, perché scusatemi ma di questo si tratta, visto che il signor assessore, di cui dovremmo essere orgogliosi, ha dato 10 o 12 date di quando dovevano iniziare sti lavori,
e poi non iniziano mai. Allora tu, Regione, come dice benissimo e incisivamente Diego Livoti, se non mi costruisci il porto, che è tuo, cioè di proprietà della Regione, ma mi lasci una città di mare di 70.000 abitanti senza porto, non mi costruisci il porto, mi incateno davanti a Timpazzo, non te la faccio ampliare. Cioè questo però, dovrebbe fare un sindaco. Franco, noi Franco stiamo dando a chi sottosta la casa una visione semplicistica della cosa. Io sono certo che rispetto ovviamente quello che scrive Diego Livoti, che tu hai menzionato, e lo rispetto senza dubbio, però penso che le cose non siano così semplici. Mi spiego meglio: noi non possiamo oggi far passare un messaggio che in basso diventerà l'immondiziaio d'Italia o l'immondiziaio della Sicilia. No, assolutamente. Ecco perché io in basso ho detto, io per partito preso non vivo di proclami o comunque sparo a zero, non sono abituato a fare così. Ecco perché preventivamente ho chiesto un incontro personale, ripeto, personale, con l'assessore Baglieri, perché voglio capire un attimino innanzitutto anche dei dati tecnici che oggi la città non ha, che l'SRR non ci ha fornito, e qui dovremmo fare un monotematico, dovremmo utilizzare i consigli monotematici per questo, non per fare gossip. Ripeto, io voglio capire anche dal punto di vista tecnico perché oggi la Regione individua la discarica Timpazzo come hub per il conferimento di rifiuti. Il dato tecnico, faccio ad esempio un esempio solo per ricordarlo a me stesso, potrebbero essere i codici CER che potranno essere conferiti all'interno della discarica. Ecco, non possiamo, ripeto, pensare soltanto che tutti i rifiuti del mondo della Sicilia andranno da oggi poi a Timpazzo. No, non è così, perché stiamo dando un'informazione sbagliata. Ripeto, io non sono solito parlare senza avere consapevolezza delle cose, ma di certo posso assicurarti che davanti a delle simili problematiche sono pronto, così come ho fatto per le scorie nucleari, sono pronto a scendere in campo, ad andarmi a incatenare ovunque, perché ripeto, credo che i problemi della città non abbiano schieramenti o colori politici. Ingegnere Lisciandra, non mi va nemmeno di farti la domanda, sai? Perché sono davvero troppo arrabbiato su questa cavolo di vicenda. Cioè io devo avere un sindaco che praticamente di fronte a qui, perché poi la gente si confonde. Qualcuno mi scrive, ah però mica la Regione può fare così. Il porto è della Regione e ci toglie soldi. Timpazzo è della Regione e ci mette a Monnizza. Timpazzo, ho scritto e ho risposto all'amica Maria Grazia Incardona, Timpazzo non è della Regione. Timpazzo è della SRR, che è un consorzio di comuni, del quale consorzio Gela è il comune capofila, perché ha le maggiori potenzialità anche a livello di abitanti e di importanza. Cioè, voglio dire, la Regione ha il porto e ci toglie soldi e non ce lo costruisce e ce lo lascia insabbiato, però è la Regione, che non è proprietaria di Timpazzo, ci porta qua a Nizza. Non vorrei interromperti, però dobbiamo partire da un mondo diverso. Allora, la Regione non è che può fare quello che vuole, la verità è che noi a Gela, e comunque a città come Gela, che non hanno riferimenti certi, no, avranno sempre problemi. Vi faccio dei esempi banali, no? Una è la discarica Timpazzo, quindi l'ampliamento della discarica nessuno mai sapeva, che adesso invece è arrivata così come un bombo a ciel sereno. E l'altra cosa importante di cui io avrei avuto voglia di parlare anche prima era le scorie nucleari, no? Che hanno individuato dei siti. Pronto? Sì, ti ascoltiamo, ingegnere, ti stiamo ascoltando. Ah, ok. Dei siti, tra cui anche qua a Butera, ok? Sì. Allora, io su queste cose mi sorprende un fatto. Il fatto che noi siamo assenti, cioè che non solo assenti, cioè non siamo neanche complici, che è ancora più grave, perché se fossimo complici, e allora, sai, dovremmo contribuire nelle decisioni, invece non contribuiamo nemmeno nelle decisioni, neanche complici. Cioè, non sappiamo nulla, quindi siamo talmente ignoranti. Ingegnere, scusami se ti interrompo, ma è proprio perché volevo dire a Salvatore Incardona, e questa cosa che tu stai dicendo me lo permette di dirglielo ora,
che poco fa Guido Siracusa ha detto, senza che il vice sindaco lo ha smentito, che tra l'altro è già da qualche mese che a timpazzo vengono a conferire i comuni di mezza Sicilia e nessuno ce l'ha fatto sapere, e il nostro sindaco, che è protagonista della SRR, che è proprietario di timpazzo, questa cosa o non la sa o ce l'ha nascosta, perché se è vero come è vero, come ha detto Guido Siracusa e il vice sindaco non l'ha smentito, che già da mesi a timpazzo si conferisce da mezza Sicilia. Caro Salvatore, a noi le cose ce le fanno passare da metri, metri e metri, forse chilometri sotto, sopra la nostra testa, capisci? Scusami, ingegnere. Allora, per me il problema è un po' più ampio, no? È un problema di conoscenza. Noi non abbiamo una classe politica che si informa, mettiamolo così, lo voglio dire in maniera molto semplice. E siccome abbiamo una classe politica ignorante sotto questo aspetto, senza che si offenda nessuno, quindi non è a conoscenza in questo senso. Nel senso che ignora. Non è a conoscenza. Il che significa, sì, il che significa che non si è interessata, perché se non è a conoscenza non è interessata. Se, no, non si è interessata. Se non si è interessata, secondo me non è all'altezza di guidare città, una città come Gela, o un'area come il comprensorio di Gela, Riesi, Butere, c'è giusto per parlare di scarico, per parlare di SRR. Di altre cose, no? Allora, io dico che bisognerebbe interrogarci su questo. Allora, a me non fa specie avere una discarica per aiutare tutte le altre città che non ce l'hanno, che possa ricevere i rifiuti. Ma in cambio io vorrei qualcos'altro, no? Cioè, quando uno mette un sito da un punto di vista ambientale e lo sistema in un posto, in genere quella comunità deve avere dei vantaggi, deve avere delle compensazioni. Dei ristori si chiamano, ingegnere. Dei ristori. Allora, io la cosa che mi fa rabbia è, per esempio, io vorrei fare come il sindaco di Torino Vercellese, se fossi sindaco a Gela. Cosa voglio dire? Quando c'è stata la norma che ha previsto tutti quei siti che li hanno divisi, 52, adesso non mi ricordo quanti sono, per le scorie nucleari, c'è stato il sindaco di Torino Vercellese che ce le ha da un po' di anni, le scorie, perché lì c'era una centrale nucleare a Torino Vercellese, sì, quindi sì, ce le hanno, ma c'erano anche a Latina, lì, certo, ce ne sono diverse, certo. Però questo cosa ha detto? Scusate, ma se noi ce l'abbiamo in casa, perché li spostate altrove? Perché tanto questo sito già contaminato è. Quindi tutto quello che c'è è condannato a portarlo da noi. Però? Aspetta. Allora, ma non ti fa strano una riflessione di questo tipo? E invece no, è una persona illuminata quel sindaco, che non mi ricordo manco il nome. Perché giustamente lui dice, io ho l'area contaminata, rovinata, a vita, ok? Se facciamo rovinare altre aree, allora noi abbiamo meno lavoro, perché il problema delle scorie è anche un problema di lavoro, mi dispiace dirlo, ma è così, no? Allora, se tutto, cioè, a me non viene nulla di male se continuano a portarlo al Cino Vercellese, tanto l'unica cosa che posso chiedere è che migliorino dal punto di vista ambientale il sito. Per cui, paradossalmente, lui ricevendo tutto, no, tutte le scorie, ne avrà un vantaggio dal punto di vista di lavoro, dal punto di vista ambientale, da qualunque punto di vista. Spostiamoci alle discariche. Allora, a Gela, in Sicilia abbiamo una serie di discariche. Noi, già cui una a Gela, che è abbastanza nuova, è stata ampliata ultimamente, eccetera eccetera. Allora, io non sarei contrario da cittadino gerese a farla ampliare questa discarica. Il problema è, ma in cambio questa comunità cosa avrà come ristori? Cioè, io mi siederei con il presidente della regione, con l'assessore all'ambiente, con l'energia eccetera, e gli direi, scusate, voi avete scelto questo sito, no, per essere massacrato dal punto di vista ambientale, è già massacrato per gli affari suoi. Adesso noi lo continuiamo a massacrare ancora di più, quindi abbiamo un peso superiore di ambiente negativo, ok? Cioè, in cambio, cosa fate per noi? La risposta invece è che ci tolgono i soldi del porto, che ci tolgono i soldi della tassa, che l'insabbiamento del porto non si è mai risolto da 10 anni a questa parte. Cioè, tutto questo da cosa dipende? Dipende dalla mancanza di rappresentanza. Perché ci continuiamo a prendere in giro? Mancanza di rappresentanza. Poi è chiaro,
se al sindaco c'è uno come, mi dispiace dirlo, io non ce l'ho con lui, non mi crede nessuno, prima lui non mi crede, giusto? Che non ce l'ho personalmente con lui. Ma lui è la persona veramente meno adatta a fare il sindaco, perché si bisticcia con tutti, perché se qualcuno gli dice una cosa allo contrario, quello è un nemico suo. Quindi è proprio la persona meno adatta a gestire una città e quindi a fare politica. In politica ci si incontra sempre. Io ho tanti nemici, ho avuto politici, ma poi magari ci siamo incontrati per tante altre cose. Le alleanze perché si fanno? Cioè i vari partiti, i vari assembramenti, no? Hanno idee diverse, poi si mettono assieme, ognuno perde qualcosa dal mondo ideale, no? E poi si va avanti. Ma con questo sindaco è veramente dura cercare di fare un ragionamento del genere, ma per me la colpa non è solo sua, è anche di tutti gli alleati che non riescono ancora a capire come fare per mandare avanti una baracca cercando di far capire al sindaco come bisognerebbe fare il sindaco. Adesso io mi fermo qua. Sì, ma siccome uno degli alleati del sindaco ai quali tu fai riferimento è proprio il nostro ospite Salvatore Incardona, glielo chiediamo subito anche a lui, no? Ma lui si salva però, perché cosa dice? Io a livello personale adesso ho un appuntamento con la Baglieri, cerco di farmi spiegare le cose e poi magari intervengo. No, ma io non volevo da Totò Incardona una risposta sull'argomento specifico, ma sul tuo ragionamento, che è più ampio. Ingegnere, tu hai detto, dopo 2 anni questo sindaco si dimostra inadeguato al ruolo perché, per come ragiona, non può essere il rappresentante di una città così importante, a meno che i suoi alleati non lo aiutino a uscire fuori da questo modo di comportarsi. E finora non ce l'hanno fatta, quindi chiedo a Salvatore Incardona che strategia si può attuare, visto che continuate a sostenerlo. Questa è una bella domanda, Franco, questa mi piace. Io vorrei capirlo, perché tra l'altro il sindaco dopo 2 anni pare che si continui a fidare solo e soltanto di chi lo ha portato completamente a sbattere in maniera, come dire, proprio pedissequa, continuamente, ogni volta, senza errore di sorta, ogni volta a sbattere. E lui dopo 2 anni però di chi si continua a fidare, di chi si continua a fare consigliare? Da quello che l'hanno portato a sbattere. Salvatore, che cosa si può fare? Perché se l'ingegnere fa quella considerazione diventa disarmante, significa cioè che non ce la possiamo fare? Ma Franco, come hai detto prima e come ha sottolineato l'ingegnere, questa è una bella domanda. Io credo che ogni alleato stia facendo la sua parte. Verità. Come ingegnere? Sei in difficoltà. No, in difficoltà no, perché in realtà è partito benissimo, ma adesso va in difficoltà. No, cerca di andare il sindaco a ragionare, perché comunque ripeto, ogni alleato sono propositivo, ma infatti secondo me Salvatore ce l'ha la soluzione, ce l'ha, adesso ce la dice. No, ho soluzioni assolutamente, l'unica soluzione è quello di uscire dalla maggioranza e gettare la spugna. Il mio mandato consigliare così nella correttezza come sto facendo, e quei consigli che posso dare per quanto mi riguarda al sindaco, ma come lo faccio io, lo fanno sicuramente gli alleati, lo fa ogni assessore che è presente nella sua giunta. Io non so a chi ti riferisci, Franco, quando parli di chi lo ha fatto sbattere, però chi lo consiglia, chi gli scrive parecchi dei suoi discorsi, parecchi dei suoi comunicati, parecchi dei suoi delle guarda, sue Franco, dichiarazioni posso pubbliche. Dire che fino ad oggi, almeno parlo, ripeto, per quanto mi riguarda, non conosco e non entro nel merito mai delle cose altrui. Non lo voglio salvare dicendo questo, lo capisci? Perché se dovessi pensare che è tutta farina del suo sacco, ce ne possiamo andare tutti a casa, cioè no, veramente, Franco, non c'è speranza. Franco, Quindi io lo voglio salvare sperando che sia qualcuno che lo consigli, temo di immaginare chi, purtroppo, e che la smetta lui, il sindaco, di farsi consigliare da chi dopo 2 anni i risultati sono tutti davanti ai nostri occhi. Franco, cioè, lo dice chiunque, Salvatore, lo dice chiunque che invece che costruire Franco, rompe. In questa città, dove mi dispiace dirlo, il tasso di litigiosità politica purtroppo è molto alto. Ma non c'entra qui la politica. È molto semplice parlare
in questa maniera. Però, ripeto, se io devo parlare della mia esperienza personale, non posso dire che fino ad oggi il sindaco mi ha sbattuto le porte in faccia o non si è stato... Perché gli hai dato sempre ragione, evidentemente. Prova a dirgli una volta che non la pensi come lui. Vogliamo fare una scommessa stasera qua davanti a 50.000 persone che ci ascoltano? Prova domani a dirgli che non la pensi come lui su un qualsiasi argomento, compreso sul caffè che vi siete preso, che lui dirà che era buono e tu gli devi dire: a me non è piaciuto sto caffè. Franco, guarda, io ti posso dire, sono l'unico oggi in Consiglio Comunale che può parlare di un'esperienza in opposizione, un'opposizione fatta comunque senza mai tirarsi indietro sulle problematiche e anche dicendogliene di cotte e di crude durante le sedute del Consiglio Comunale. Eppure posso dire che il dialogo politico, la dialettica politica tra me e lui c'è stato sin dal primo giorno il giuramento in Consiglio Comunale. Siccome non vorrei che sembra che io stasera sto tornando da Marte dopo 25 anni che manco da Gela, siamo tutti gelesi, ci conosciamo tutti, sappiamo certe dinamiche come vanno, per piacere. Franco, se poi la dialettica politica scade, mi si lasci passare questo termine, in bagarre da bar o comunque in offese gratuite personali e molte volte immotivate, e allora è chiaro che ognuno ha una tempra personale che... Scusami Salvatore, torniamo poi a Timpazzo, che era l'argomento per il quale volevo coinvolgere te, l'ingegnere Sciandra. Ma secondo te, obiettivamente, un sindaco che pubblicamente si rivolge ad un segretario cittadino di un partito importante come il PD, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo con come il PD fa politica, no? Ma un sindaco che dice testualmente, virgolettato, sul giornale La Sicilia di ieri, il fatto che a livello locale un partito importante come il PD sia costretto ad affidare le sorti della sua segreteria locale ad un personaggio con questo passato, sta a dimostrare quanta profonda e grave sia la crisi che sta vivendo il PD locale. Ma Franco, ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Ma questa è politica, Salvatore Incardone. Franco, ma questa è politica. Io mi auguro, io voglio sperare, io voglio pensare che queste dichiarazioni non siano farina del sacco del sindaco, perché sennò siamo consumati. Ma invece Franco ti posso dire che in non addetto ai lavori questo può sembrare una dichiarazione che va sul personale. Per quanto mi riguarda invece non è una dichiarazione che tocca il personale, perché quella frase arriva alla fine di un documento ben preciso, ma soprattutto arriva dopo una telenovela, chiamiamola così, perché io voglio prendere proprio il tuo termine. Tu lei stessa l'hai definita telenovela in tasca PD in qualche trasmissione, perché da un anno non si è capito se il PD voleva rientrare in giunta, non voleva rientrare in giunta, metteva la... Quella è politica, Salvatore, questa che c'entra con la politica? Dire che il PD è in crisi ed è dimostrato dal fatto che affida la sua segreteria ad un personaggio con un passato simile, è come se avesse affidato praticamente la segreteria a Totorrina o a... No, Franco. Ma dai, ma che stiamo scherzando, ragazzi? Ma no, ma fai benissimo il tuo mestiere di difensore del sindaco, però credimi, Totò, non si va da nessuna parte con questo clima e con questi atteggiamenti. Appunto, lo vedi? Bravo, ecco, non si va da nessuna parte. Ma con quei suoi atteggiamenti non si va da nessuna parte. Con questi suoi atteggiamenti, con questo modo di approcciare la gente in questa maniera. Che da ambo le parti dovremmo... Ma quale ambo le parti? Ma dall'altra parte non ce ne sono accuse personali. Totò Incardone, dall'altra parte, e non mi fare difendere il PD che l'ho sempre attaccato a tutti i livelli, ma dall'altra parte ci sono semplicemente critiche politiche, non ci sono attacchi personali o professionali. Ma dai. E mi rammarico per questo. A Gela purtroppo riesce a tenere banco più una lite in Consiglio Comunale piuttosto che un regolamento che viene votato all'unanimità. Di questo ci dobbiamo preoccupare, Franco, è questo a cui non possiamo... Quando l'ingegnere di Sciandra... Ma vuol dire che non siete bravi come consigliere comunale. Parla, ma quando l'ingegnere di Sciandra mi parla di una politica che non si è fatta rispettare, è questo, perché purtroppo alla gente, ovviamente in senso figurato, piace sangue dell'agone politico, quindi tiene banco una stupida lite in Consiglio Comunale di cui a me non interessa nulla perché non vivo di gossip, piuttosto invece che un regolamento fatto per i commercianti che viene votato all'unanimità 24 ore dopo il decreto delle riaperture.
c'è già la bisogno di altro, i cittadini hanno bisogno di altro, i cittadini non hanno bisogno di continui attacchi tra il sindaco e il Partito Democratico. Faccio questo esempio perché mi hai chiamato in causa su questo. Io volutamente, questa mattina mi hanno chiamato dei tuoi colleghi giornalisti, io volutamente non ho voluto rilasciare dichiarazioni perché non mi metto a tagliare politicamente la testa uno piuttosto che un altro. A me non interessa, io voglio poter portare avanti il mio mandato consiliare e fare qualcosa per la città, se ci riesco. Attenzione, che non è che tutti abbiamo, tutti coloro che si vanno a sedere negli scranni del consiglio abbiamo la scienza in buta dallo stato delle votazioni, assolutamente no. Ecco perché io ho detto non entro, ritornando un attimo a Simbazzo, io ho chiesto riferimento del mio partito, bene, lo devo sfruttare a favore della mia comunità, perché il mandato elettorale è questo. Quindi ho chiesto un incontro a Palermo, a mie spese, ci tengo perché ho detto personale, io voglio andare a capire qual è il motivo, quali sono i dati tecnici che spingono la regione oggi a parlare di Simbazzo. Perché le SRR oggi non prendono posizione? Questo è quello che voglio fare io. Poi, ripeto, sono stato... Ma se non lo prende nemmeno il sindaco di Gela una posizione in Cardona, cioè voglio dire, ma prima di prenderla l'SRR io mi aspetterei una posizione forte, decisa e netta da parte del sindaco di questo territorio, visto che Timpazzo ricade nel territorio di Gela. Ma dico, ma veramente aspettiamo che siano sempre gli altri a risolverci i problemi quando noi poi non ci muoviamo di un millimetro dalle nostre posizioni e prendiamo solo atto? Ho detto in prima parte che i gelesi, chi l'ha votato? Si è votato un sindaco, non un notaio che prende e ratifica o prende atto delle cose. Il notaio, quando abbiamo bisogno, ci andiamo per andare a fare gli atti e lo paghiamo. Il sindaco è un'altra cosa e deve prendere posizioni. E gli alleati servono anche per fare questo, lo vedi? Io ti posso dire una cosa, ci siamo sempre trovati noi due a discutere, io nelle tue trasmissioni, però se ci fai caso non hai mai chiamato qualcuno degli alleati quando c'è stato qualche problema, o non ho visto mai nessuno degli alleati e non alleati andare a Palermo per affrontare un problema della città. E posso assicurare che tutti, e sottolineo tutti, all'interno dell'assise civico abbiamo riferimenti politici e non politici, ma ascoltami in Cardona, ma cosa dovrebbero andare a fare diversamente se i nostri politici locali? No, ma ti faccio un esempio: tu adesso andrai a Palermo a spese tue a parlare con l'assessore regionale all'ambiente che è dell'UDC e non so cosa dirai e cosa ti farai dire. Ma io ho sentito quello che ha detto il presidente del Consiglio Comunale di Gela a proposito del suo riferimento regionale in giunta a Palermo, che è l'assessore Marco Falcone. Ha detto che è orgoglioso di quello che ha fatto Falcone su Gela. Orgoglioso! Ora io dico, ripeto, o vogliamo convincere tutti che magari ogni tanto ci trasferiamo per 20 anni su Marte e poi torniamo, non sappiamo le cose e ce le facciamo raccontare così come sono. Ma quello che ha fatto Falcone in questi 2 anni su Gela, per Gela, con Gela, contro Gela per la vicenda del porto, è oramai noto ai più. Ma se il nostro rappresentante politico, che è peraltro il presidente del Consiglio Comunale, cioè colui che rappresenta tutto il civico consesso, cioè colui che rappresenta tutto il popolo che ha votato, dice che è orgoglioso di Falcone, che per 12 o 13 volte ci ha dato una scadenza di quando iniziano i lavori del porto e questi non iniziano mai, cioè se dobbiamo essere orgogliosi noi di questo trattamento, Salvatore Incardona, ma di quali riferimenti vuoi parlare che dobbiamo andare a fare cosa a Palermo? L'unica cosa che bisognerebbe fare, te l'ho detta prima io, è che dovremmo andarci ad incatenare tutti, con il sindaco in testa, a Palermo pronto, per farci rispettare. Ma il sindaco va a Palermo, si siede in una sediolina durante la votazione della Commissione Regionale Bilancio per il definanziamento del Porto d'Arsena e quando i suoi partiti, i suoi, Forza Italia, l'UDC, ci votano contro al finanziamento del Porto d'Arsena, il sindaco li presenta una parola una. Salvatore, ma io non è che pensavo che lui dovesse scrivere un trattato contro quella commissione che stava votando contro Gela, o arrivando a Gela mandava a casa tutti gli assessori che rappresentavano Forza Italia e l'UDC. Non mi aspettavo cose così eclatanti, ma almeno una parola. Una, sì, Salvatore, però, una! Però Franco, ha ragione l'ingegnere Lisciandra quando dice ci stiamo svegliando ora dall'ampliamento. Ha ragione, io oggi vedo proclami dei grillini, che sono proclami. Cioè, i grillini, per dire, affrontano il problema quando praticamente la patata è già, la pendola si è già rovesciata.
il problema è di Timbasso è un problema del 2014, che i nostri riferimenti, ne abbiamo avuti di riferimenti sia in provincia che alla regione. Cosa hanno fatto? Mi chiedo io, nei limiti di quello che un consigliere comunale può fare, io lo faccio senza se, senza mai. Io non mi posso arrendere all'idea che non si può più far nulla, capisci che io dal mio sindaco mi aspetto altro, che non la considerazione pubblica. Io non sono d'accordo, ma non ci posso fare niente. Io questo non lo posso accettare. Io non mi posso arrendere alla definizione che non ci possiamo più far nulla. Io accosto e lo dico qua ai tuoi microfoni e davanti alla gente che ci ascolta, io accosto anche di strappare la mia tessera di partito, ma tutto quello che contro l'assessore del mio partito regionale, ovviamente tutto quello che ci sarà da fare per Gela e per il nostro territorio io lo farò senza pensarci due volte. Beh, io ti dico per esempio che non sono un tesserato del PD e non lo sono mai stato, ma ho già firmato oggi la petizione popolare su change.org. E te lo dico perché? Perché va fatta che i gelesi devono firmare contro l'ampliamento di Timpazzo, perché non è possibile. Franco, sai meglio di me perché tu non sei nuovo in queste cose, queste petizioni, queste cose, queste sono soltanto degli escamotage per portare avanti una logica da campagna elettorale, logica che ad oggi, ripeto, a me non mi appartiene e non sono nemmeno interessato alle prossime competizioni regionali. Ognuno di noi invece, anziché fare la petizione o firmare la petizione, facciamo un viaggio a Palermo, andiamo. Vabbè. Io invito chiunque, diglielo al tuo sindaco che noi siamo pronti a partire ad andarci ad incatenare. Ingegnere, io anche tu credo, anche vero? Domani stesso. Sì, andiamo. Ascolta, però io vorrei intervenire su due questioni. Sì. La prima, io vorrei fare un invito al sindaco, vorrebbero farlo gli alleati suoi, però vuol dire, lo faccio io. Io credo che la sento pianissimo. Sì, allora, non so, mi sentite? Sì, sì, io ti sento fortissimo, sì, okay. Proprio bene. Ok, allora, io vorrei invitare il sindaco a rivedere la sua posizione sulle dichiarazioni che ha lasciato non verso il PD, ma verso il segretario del PD. Perché per me è stata una grande caduta di stile. Io credo che nella verve uno può anche sbagliare, però se ci riflette, secondo me, dovrebbe domani, io dico domani così, no? Dovrebbe chiedere scusa al PD e al segretario del PD per come lo ha definito, perché non si può, questi sono delle ferite che non si chiuderanno mai e invece bisogna chiuderle, e per chiudere questo bisogna distinguere tra il personale e il politichese. Nel politichese se ne possono dare di tutti i colori, bene? Ma nel personale non si deve mai scendere, e qui c'è un fatto personale ed è sbagliato. Io credo che lui potrebbe iniziare già fin da ora, no, a riflettere. Se ci riflette e per esempio avesse la forza di chiedere scusa al segretario e a tutto il PD, perché ha offeso il PD dicendo, quindi tutti che è un partito talmente disperato, no, ed in crisi, che sì, ha persino, no, dato ad un personaggio simile. No, voglio dire, però non dobbiamo partire dalla fine. No, aspetta, per favore. Allora, è una grande caduta di stile che però è recuperabile, perché c'è un momento in cui io posso capire, io anch'io qualche volta, qualche momento dico la parola in più, no? Però sono disposto a chiedere scusa, a coprirmi il capo di come genere, tutte le persone intelligenti, no, fanno. Perché è giusto, vuol dire, perché è così. D'altro canto invece sulla, per cui inizierebbe secondo me un nuovo modo di procedere in politica da parte di questo sindaco, che a mio giudizio verrebbe straaiutato dai suoi alleati, che non vedrebbero l'ora di avere un sindaco che invece di scacchiare, come dice Gela, invece ragionasse. Ci ho detto che è una questione personale sua, io gli auguro che lo faccia e comunque prenda tesoro di questo, faccia tesoro di questo. Sulla vicenda della discarica, io voglio essere ancora più chiaro. A me non preoccupa che la regione decida di raddoppiare la discarica di Gela. Il problema è perché la raddoppia Gela e non a Lentini o a Bellolampo, eccetera. Ok? Del resto ognuno di noi, vedi il Franco, io non condivido questo discorso della petizione, io l'ho letta e non l'ho firmata.
ho firmato tante altre petizioni, questa no, perché? Perché mi sa solo esclusivamente di politica a fra un anno e mezzo, cioè si costituiscono per, e questo è la politica, io la chiamo becera, però una mia impressione sempre politica. Ingegnere, qualunque cosa però si faccia in questo momento contro operazioni vessatorie nei confronti di questo territorio, io li firmo, perché non è possibile continuare a starsene in silenzio, come sta facendo il nostro sindaco. Ti faccio una domanda. Allora, le scorie che sono a Trino Vercellese, appena sono nati i siti, sono nati, non lo so, erano 52, sono nati 153 change.org, petizioni, nessuno li vuole, ok? Se noi parliamo di discariche, li vogliamo fare in qualunque città, nel napoletano, nel molisano, nel Lombardia, nel Veneto, in Sicilia, in Calabria, nessuno li vuole, Franco. Legittimo. Perché il problema è a monte, le discariche non dovrebbero esistere, ok? Però esistono. Perché noi non siamo bravi a fare la differenziata, perché non siamo bravi nella gestione, che non parliamo di questo perché no, c'è da piangere e io potrei scrivere tre libri in uno. Allora, detto questo, io dico solo che sarebbe più semplice una maggioranza che si fa rispettare, no? Che pigliasse un appuntamento con l'assessore al rame e col presidente della regione e ragionasse su questo. Dopodiché io potrei anche accettare di raddoppiare Gela piuttosto che Timbazzo, piuttosto che Bellolambo, Lendini, Mozza, eccetera. Però dovremmo discuterne. Tu mi devi dire in cambio questa città cosa avrà? Continuerà ad avere dei tagli o cominciamo a ragionare in un modo diverso? Ma ci vuole la politica che ragiona. Ci vuole un sindaco che non ragiona come sta ragionando. Come dici tu, può darsi che, come dici tu, si fa abbagliare da un consigliere eccetera. Io penso che ci mette del suo, io non ci credo che ci sia uno o due consiglieri che lo consigliano lo mandano a sbattere, perché lui brutte figure ne ha fatte tantissime. Però io cosa dico sempre, dopo averlo massacrato, io dico sempre, però il nostro sindaco, mi auguro che duri i governi gli ultimi tre anni, gli altri tre anni, voglio dire, e che nel mente si ricreda. Prima possibile. Sono già passati due anni e buon tanti. Si faccia dare una mano da tutti. Si faccia dare una mano da tutti, bene, e lui possa fare non la bella figura, possa veramente dare una mano alla città. Perché io, dentro di lui, io sono convinto che vorrebbe fare il bene della città. Però se combina così, la sta distruggendo la città. Sarebbe opportuno che non cambiasse solo i consiglieri, qualora ce l'avesse, ma che cambiasse testa. E troverebbe tutti disponibili a dargli una mano. Va bene, Salvatore, ti puoi prendere un impegno con me e con gli amici, che sono tantissimi, tra l'altro, di Lo Dico alla Radio, di farci sapere quando andrai a Palermo ad incontrare l'assessore regionale all'ambiente Simona Baglieri? Ci fai sapere come è andato questo incontro e cosa è emerso? Assolutamente sì, ed è per questo, infatti, guarda, ti anticipo già che il 3 o il 4 dovremmo vederci con la va bene, quindi tra il 3 e il 4, massimo il 5, ci aspettiamo da te una risposta a quello che è successo. Ho ricevuto proprio il messaggio mentre ero ai tuoi microfoni, okay, quindi va bene. Sostanzialmente questo è un impegno che prendo okay con tutta la città. Grazie al consigliere comunale dell'UDC Salvatore Incardona, sempre gentilissimo con noi, e lo ringrazio per questa sua disponibilità. E beh, al mio amico Fabrizio Lusciandra, amico, lo devo ringraziare, è amico mio, perciò che cosa gli devo ringraziare a fare? Cioè lui è qua. Viene facile, eh? Lui è qua e mi viene facile, gioco in casa. Grazie all'ingegnere Lusciandra, dobbiamo davvero chiudere e dobbiamo assolutamente. Grazie a tutti voi, una buona serata a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie ingegnere. Un saluto a tutti, ciao. Grazie. Ciao Totò. Ciao, buona serata a voi. Ciao, devo ingegnere, andare. Una buona serata. Devo andare a salutare e ringraziare soprattutto quelli che hanno messo tantissimi mi piace, i messaggi che sono una marea. Se volete ve li andate a leggere sul profilo Facebook di Lo Dico alla Radio, su Radio Gela Express e su Gazzettino di Gela, mentre invece i mi piace che hanno messo sul nostro streaming live di Radio Gela Express per quanto riguarda questa puntata di Lo Dico alla Radio sono Enzo Nicosia, Nino Romano, Aurora Sciandra, Luca Callea, Damiano Lauretta, Rosario Faraci, Peppe Tandurella, Emanuela Grazia Nicosia, Emanuele Zarba, Fabio Zuppardo, Rocco Di Bartolo, Fabrizio Lisciandra, Francesco D'Amico,
Bianco, Danilo Cacioppo, Lina Orlando, Rosario Corazzini, Giuseppe Lomonaco, Emanuele Faraci, Pasquale Guastella, Ivan Mongibì, Diego Livoti, Salvatore Brigadeci, Vincenzo Insala, Corazio Mili, Giovanni Ferro, Salvo Marino, Fabio Caputo, Antonio Cipolla, Peppe Di Cristina, Vincenzo Pisano, Vincenzo Battaglia, Daniele Manichino, Maria Grazia Incardona, Giuseppe Greco, Giovanna Famà, Paolo Scicolone, Alessio Candiano, Angelo Carfì, Dino Cani, sì, ce ne sono ancora altri, infatti si è persino imballato il computer, ma è anche normale visto che sono tanti. Orazio Caiola, Massimo Vella, Rosaria Rina Migliore, Maria Concetta Paci, Salvatore Salsetta, Michele Buscema, Giuseppe Blanco, Grazia Mela, Gaetano Bacarella, Salvatore Cafà, Pane di Gela, Salvatore Malfitano, e ce ne sono ancora altri, ma ripeto, aspettate perché il computer praticamente ha difficoltà a scaglionarmi tutti i nomi. E allora, ci sono ancora Cosimo Nicastro, Massimo Vella, Angelo Carfì, Riccardo Acia, Diego Livotti, Maria Grazia Incardona, Filippo Mendola, Fabrizio Buscemi, Crocifisso Smorta, Alessandro Turco, Alessio Candiano, Antonio Cipolla, Massimo Vella, Orazio Caiola, Rosario Emanuello, Davide Pisca, Iago Di Montefeltro, Eros Maganuco, Salvatore Brigadeci, Enzo Nicosia, Samuele Romano, Egle Scalia, Vincenzo Pisano, Salvo Marino, e credo che siamo davvero in conclusione, anche perché davvero siete stati come sempre tantissimi. E dunque, e allora sì, devo ancora ringraziare qualcuno, ma ripeto, il computer non mi permette di andare a recuperare quelli che non sto riuscendo a salutare. Comunque grazie davvero a tutti. Allora, replica di questa puntata domani alle 7:10 circa su Radio Gela Express, 103,8 MHz. La puntata si può rivedere comunque sin da subito dopo la sigla sui nostri profili Facebook Quotidiano di Gela, scusate, Radio Gela Express, Gazzettino di Gela, poi profili anche privati e quant'altro. Poi una buona e contemporaneamente per qualcuno una brutta notizia, perché quella brutta notizia, diciamo, per chi ci segue tantissimo, è che dopodomani, mercoledì, non andiamo in onda perché è festa, il 2 giugno, quindi ci fermiamo per un giro. Sarà invece sicuramente una buona notizia per coloro che non ci sopportano e dicono: ah, per fortuna mercoledì non romperà le scatole. Lo dico alla radio e Franco Gallo. Grazie davvero a voi tutti, vi auguro una buona serata, un saluto anche dal nostro regista Enzo Cusumano. Da Franco Gallo una buona serata e una buona continuazione di trasmissioni. Lo dico alla radio, in onda su tutta la piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in FM sull'app, in video sul sito web e sulle pagine social Radio Gela Express. Lo dico alla radio, approfondimento socio-politico-culturale sui fatti più importanti del nostro territorio, raccontati da opinionisti e amministratori a confronto. Lo dico alla radio, in diretta il lunedì e il mercoledì alle 18:30, in replica il martedì e il giovedì mattina alle 7:30. Lo dico alla radio, 13ª edizione. GB Food and Drink. Io ho scelto GB. GB è rosticceria dal gusto mediterraneo. Io mi servo solo da GB. G è Enoteca. GB, buono come da noi. GB, strada statale 115 Gela Licata, sul web e su tutti i social. Puccio Impianti. www.puccioimpianti.com. Oggi il digitale è a pieno servizio della chirurgia odontoiatrica. Attraverso l'utilizzo di scanner intraorali e di CBCT è possibile pianificare tutto il trattamento chirurgico, dall'inserimento degli impianti alla protesi dopo. Risultati ed efficienza assoluta. Ambulatori odontoiatrici Pepe, a Gela in via Ivrea 4, sul web e su tutti i social. PLM Engineering Group SRL. Experience where we are. Communication, flexibility. La PLM Engineering Group SRL è presente in tutto il mondo. Fornisce un servizio attento e dettagliato nell'ambito della costruzione e manutenzione meccanica ed elettrostrumentale, e operativamente attiva in raffinerie, impianti petrolchimici, trattamento fumi, opifici industriali, impianti
strumenti di cogenerazione, aeroporti, PLM Engineering Group SRL, manutenzioni impianti industriali, costruzioni skids, prefabbricazioni e montaggi. PLM Engineering Group SRL, la risorsa umana è il nostro background. Presenti sui social, LinkedIn, Facebook e Twitter. Sede legale a Milano, in via Tommaso Gulli 36. Sede amministrativa a Gela, in via Pozzillo 105. Sarto Assicurazioni, il punto di riferimento di due grandi compagnie assicurative, Allianz Assicurazioni e Aviva Assicurazioni. L'agenzia Sarto Assicurazioni si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate e su misura, dalla RC Auto alla responsabilità civile per professionisti. Sarto Assicurazioni, un'agenzia affermata e distinta nel settore assicurativo, finanziario e della sicurezza. Si trova a Gela in via Generale Cascino 68 e a Licata in corso Roma 20. Su Facebook Sarto Assicurazioni. La RSA Caposoprano è una struttura di ricovero che garantisce un'assistenza sanitaria integrata di alto livello tutelare e alberghiera. La missione della RSA Caposoprano è la centralità del paziente, la cura e la professionalità dei sanitari. La RSA Caposoprano è una struttura accreditata e convenzionata con il Sistema Sanitario Regionale, destinata ad accogliere chi ha superato un episodio acuto, ha la necessità di riabilitazione psicofisica, assicurando una continuità assistenziale. La RSA Caposoprano è specializzata nella riabilitazione dei pazienti post-Covid-19. RSA Caposoprano, via Palazzi 217, Gela.